Tanto abbiamo le domande, vado avanti io. Sì, vai. Esatto. Allora io inizio, eh? Partiamo? Così intanto sfrutto il momento che ho la linea per iniziare. Vai. Allora, buonasera a tutti. Io sto a casa e parlo di pallavolo, 11° incontro. Oggi un incontro particolare perché il titolo dell'incontro di oggi è Un salto nel mondo USA Volleyball. E quindi parleremo del modello della pallavolo americana. Chiaramente ognuno porterà il suo contributo, qualcuno sarà più favorevole, qualcuno sarà, come dire, favorevole solo in parte, ma abbiamo provato a creare proprio dibattito su questa cosa perché era questo il nostro spirito, il nostro interesse. Vi presento subito gli ospiti. Alessandro Lodi, ciao Alessandro. Ciao Maurizio. Alessandro, ciao, eccoti. Alessandro, ciao, Beltrami. Ciao a tutti, buonasera. C'è Alessandro Beltrami? Sì, mi sentite? Sì. Perfetto. Marco Meoni dagli Stati Uniti. Ti sentiamo. Francesco Petrella. Ciao a tutti. C'è Francesco? Sì, sono qua. Ciao. Avanti allora. Nicola Negro, tornato dal Brasile. Ciao a tutti. Ciao Rocco, ciao Maurizio e un saluto a tutti gli amici e i colleghi. Marco Meoni, ci sei? Vabbè, speriamo di riaverlo. Ho sentito un attimo la camera perché mi stavo spostando, che non c'era la luce, dov'ero? Perfetto. Allora, partiamo con un'introduzione, diciamo così, il discorso con Alessandro Lodi, che ci chiarisce un po' il discorso di che cosa si intende per che cosa vogliamo intendere per modello americano. Vai Ale. Ok, grazie. Se c'è qualche problema di audio, fammi dei segnali. Io sento bene. Dunque, secondo me è interessante dare un po' di prospettiva storica su una cosa che è diventata molto popolare negli anni, ma come tutte le cose che diventano popolari e abbastanza in auge, diciamo, in un momento, se ne dimentica o forse se ne ignorano le origini e si tende a pensare che sia sempre stato com'è adesso e com'è nell'ultimo periodo. Allora, c'è una storia che pochi conoscono che è relativa alle origini di quello che oggi viene chiamato sistema o modello, che secondo me è un termine improprio, perché quando si parla di modello americano, sistema americano, si va a fare riferimento a quello che è diventato conosciuto nel settore maschile della nazionale americana negli anni 80. Quello è diventato popolare e da lì poi si è diramato. Però il modello americano non è quello degli Stati Uniti, che è il mondo più variegato che possa esistere, bensì è quello che viene da quella che Karch Kirali chiama, secondo me in modo appropriato, una certa coaching genealogy, cioè come un albero genealogico di allenatori che è un certo settore, ma non è un mondo e tantomeno un paese. Come se uno dicesse la scuola italiana, ma chi è la scuola italiana? Questa parte o quella parte. Però negli Stati Uniti è molto particolare perché è un mondo veramente con delle grandissime differenze. Quello che un po' tutti più o meno conoscono è lo sviluppo della nazionale maschile americana che ha operato dei cambiamenti negli anni 80, in particolare a livello della specializzazione. Tutti ricordano che furono la prima squadra a ricevere la battuta con solo due ricevitori, che erano prima Kirali e Berzins e poi Kirali e Svertlik. E questo è una cosa abbastanza popolare, più altri sistemi di cui magari si parla dopo. Però è proprio interessante capire da dove era nata questa storia. Negli anni 70, la pallavolo americana, intanto, non era una pallavolo americana, ma era una pallavolo californiana.
cioè praticamente tutti, non i giocatori, ma quelli che sapevano che cosa fosse la pallavolo maschile, cioè che sapevano che si poteva giocare a pallavolo anche se si era maschi, erano praticamente tutti in California, il 98% erano in California, dove si giocava molto sulle spiagge, c'era anche la pallavolo indoor, e c'era un piccolo numero di università dove si poteva giocare a pallavolo maschile anche al di fuori della California, ma era molto ridotto. Tant'è che del gruppo che poi divenne popolare dall'84 in poi della nazionale maschile, solo Berzins non era californiano, e tra l'altro le sue origini sono lettoni, per cui aveva già a livello così di famiglia probabilmente un'idea di un background pallavolistico, come Chirali, tra l'altro, che venivano dall'Ungheria. Però tutti quelli che giocavano a pallavolo, tutti i maschi che giocavano a pallavolo, erano praticamente tutti in California. Questa è la prima idea. L'altra idea è che non c'era quello che oggi noi chiamiamo mestiere né del giocatore né dell'allenatore. Cioè si allenava per passione nel tempo che si aveva a disposizione dagli studi e da altre attività. Questo ancora per tutti gli anni 70 è stata la storia. Quindi quando si va a vedere quello che diventarono gli Stati Uniti, è veramente divertente vedere da dove partirono, perché anche l'allenatore della nazionale non era un allenatore professionista negli anni 70. Carl McGowan, che è diventato abbastanza famoso negli ultimi anni, poi nel 2016 purtroppo ci ha lasciato, fu la prima persona a introdurre un metodo e un tipo di sistema, perché lui, pur non essendo un allenatore professionista assolutamente, lui aveva un percorso accademico e lavorava all'università, divenne allenatore della nazionale maschile nel 73 e tenne questo ruolo fino al 76, fino a dopo le Olimpiadi del 76, e introdusse dei concetti scientifici di allenamento e di coaching, perché lui era uno studioso di apprendimento motorio, di motor learning, per cui combinò le sue esperienze da giocatore prima e da allenatore poi, ancora mentre studiava, a un'idea di studio che andasse un po' al di là delle opinioni personali. Questo fu l'inizio. L'inizio fu McGowan, allenatore della nazionale, in ritagli di tempo con giocatori che si riunivano poco prima a una certa manifestazione e si allenavano come potevano, essendo tutti assolutamente non professionisti, né essendoci una lira. Doug Beal, che poi è diventato famoso in tutto il mondo, che era uno dato dei pochi non californiani che aveva iniziato a praticare la pallavolo seriamente, dopo aver giocato lui stesso in nazionale, quindi da giocatore, e aver iniziato ad allenare ancora durante il suo percorso accademico mentre faceva il master, divenne allenatore della nazionale maschile alla fine del 76, Bile del 47, per cui non aveva ancora compiuto 30 anni, non c'erano altri candidati per la nazionale maschile americana, era un posto praticamente non pagato, sarebbe come oggi se ci fossero un budget di 5.000 euro per quel posto, ed era un posto che non voleva nessuno. Tanto non c'era niente di quello che noi oggi conosciamo, sia per quanto riguarda gli Stati Uniti, sia per quanto riguarda qualsiasi altra nazionale, non c'era un luogo dove allenarsi stabile. E il primo che riuscirono a trovare era a Dayton, che è in Ohio, c'è un freddo cane, tutti venivano dalla California e non avevano mai anche visto la neve, per cui si trovarono malissimo. E cercarono di trovare dei posti di lavoro, siccome non c'era una lira, di trovare dei lavori part-time per questi giocatori che, insomma, si potessero un attimo guadagnare da vivere a tempo parziale mentre si allenavano per far parte della nazionale americana. Quindi dire che non ci fosse proprio nulla è un'affermazione che non è esagerata. Tra l'altro, Doug Beal racconta la storia in un libro che purtroppo pochi hanno, perché non è più stampato da un sacco di tempo, però se uno riuscisse a trovarlo, si chiama Spike, e fu pubblicato subito dopo o l'anno dopo le Olimpiadi di Los Angeles dell'84, quando Beal aveva lasciato il posto di allenatore, diciamo, della nazionale maschile per diventare direttore tecnico, e poi ritornò allenatore alla fine degli anni 90 ed è poi storia recente. Racconta tutto un sacco di retroscena interessantissima per rendere giustizia o comunque dire le cose come stanno per quanto riguarda l'ordine degli eventi. Il primo esperto di
metodi Foucault-McGown, e McGown, come dice Bill stesso, fu l'origine di tutto quello che si poteva sapere all'epoca su come allenare. Infatti Bill dice tutto quello che io sapevo su come allenare, sto leggendo, traducendo, veniva da McGown, e quello che c'era soprattutto da fare in quel momento era dare una struttura che assolutamente, come ho detto, non esisteva. Prima di diventare un programma di successo ce ne passò un bel po', tanto basta, altra storia che molti probabilmente non sanno, che dopo i mondiali del 78, che ricordiamo bene perché furono in Italia, sappiamo la storia, però dopo i mondiali del 78, quindi dopo solo 2 anni, che furono un disastro assoluto per gli Stati Uniti, Bill per un anno ritornò a giocare. Cioè nel 79 Doug Bill non allenò la nazionale, convinse un altro suo mentore, diciamo così, che si chiama Jim Coleman, ad allenare lui, proprio per non fare cose completamente diverse e per rimanere su un sistema su cui si era iniziato a lavorare. Però Bill disse: a noi serve della leadership in campo, giocando con il 5-1 stiamo facendo schifo, il palleggiatore che abbiamo non riesce a gestire il gioco da solo, torno a giocare io. Quindi nel 79 Doug Bill tornò a giocare, fu ancora peggio di prima, e per cui dall'80 in poi Bill ritornò il capo allenatore, e poi pian pianino arrivarono ventenni, ventunenni che prima non c'erano, che erano Karch Kiraly, che erano Berzins, che erano Dvorak, che finalmente poteva giocare con il 5-1, anche se il primo anno volevano che giocassero palleggiatori, attaccanti, Dvorak e Kiraly. Dvorak non ne voleva sapere, Kiraly fa: vabbè, se vuole fare il 5-1 lui, per me va bene giocare da ricevitore attaccante e basta. Però per un anno ballarono tra il 4-1 e il 5-2, cioè tra il 4-2 e il 5-1, con Dvorak e Kiraly che si dividevano un po' i compiti, perché Kiraly aveva giocato palleggiatore attaccante a UCLA negli anni dell'università. E fu soltanto dall'83 poi che gli assistenti di Bill, insistendo, lo convinsero a fare una cosa che non era ancora mai stata fatta, e dire: ma perché continuiamo a ricevere con della gente scarsa mentre abbiamo questi due che potrebbero anche provare a coprire tutto il campo e facciamo ricevere soltanto loro? Dopo un po' Bill cedette e disse: va bene, facciamo così. E poi nacque il sistema a due ricevitori che poi è diventato noto per tanti anni. Però la cosa interessante è, intanto, questa sequenza di eventi, è capire che McGown fu il primo a dare un approccio scientifico all'allenamento della pallavolo, ma che ancora non c'era il mestiere di allenatore, che Doug Bill si trovò messo in un posto di cui lui racconta bene la storia, cominciando praticamente da zero, imparando sulla sua pelle come fare, e dopo anni di tentativi e cambiamenti e sviluppi, giocatori che andavano e venivano dal beach all'indoor, e che poi alcuni sono rimasti, alcuni poi non hanno più fatto parte della nazionale, finché si arrivò al sistema che poi è diventato conosciuto. Questo era l'inizio. Dopo Bill, quando Bill lasciò il posto di capo allenatore dopo le Olimpiadi di Los Angeles, il posto fu assunto da Marv Dunphy, che anche lui poi è diventato molto famoso. Dunphy, una maestra, madonna, già allenava naturalmente all'università di Pepperdine, e anche lui era stato allievo di McGown. Sia Bill che Dunphy, come McGown peraltro, avevano un percorso accademico alle spalle, hanno tutti e tre un dottorato in discipline diverse. Dunphy, mentre faceva il suo dottorato sul coaching, cioè su scienza dell'educazione, in particolare sul coaching, lo scrisse su John Wooden, che era un famoso allenatore di basket americano degli anni 70, stava a casa di McGown a BYU, cioè lui fece il dottorato a BYU stando praticamente a casa di McGown. Quindi anche Dunphy veniva da quel tipo di scuola. E per concludere il discorso, dopo molti anni che la pallavolo maschile era ormai affermata a livello di successi, dopo aver vinto le Olimpiadi dell'84 e l'88, però questo tipo di
metodo, di sistema, di idea applicata all'allenamento della pallavolo, che Velasco tra l'altro rese popolare in Italia, tanto basta che quando certe cose poi relative a McGown diventarono conosciute anche da noi, tutti quelli che avevano seguito Velasco per tanti anni trovarono delle cose che erano esattamente identiche dette alla lettera, per cui capimmo esattamente da dove venissero, almeno così è successo per me. Nel settore femminile questo non era il caso assolutamente, infatti la nazionale femminile americana aveva tutta un'altra linea, faceva tutt'altro per moltissimi anni, fino a quando, e qui si chiude il cerchio e così concludo, fino a quando dopo le Olimpiadi del 2008 vinte dagli Stati Uniti con Hugh McCutcheon come allenatore, che non è americano, beh adesso sì lo è, però è neozelandese, aveva giocato nella squadra universitaria allenata da McGown e subito dopo, poco dopo aver smesso di giocare, aveva giocato un paio d'anni da professionista all'estero, e tornò a BYU e fu assistente di McGown per 7 anni, a completare il cerchio di cui tutti gli allenatori che hanno vinto con gli Stati Uniti maschili venivano dalla scuola di McGown. Dopo aver concluso questo primo ciclo con la nazionale maschile appunto nel 2008, Bill, che era tornato alla direzione della federazione americana, disse: ma perché non proviamo a vedere se questi metodi funzionano anche nella femminile? Dopo tanti anni in cui la nazionale femminile era stata gestita in modo diverso, Hugh McCutcheon passò alla nazionale femminile con Carl Schirali come assistente, che poi diventò capo allenatore, con l'idea di utilizzare nel femminile gli stessi identici metodi che da tantissimi anni erano diventati una cosa più o meno ovvia a livello maschile. Ma secondo me era importante sapere quale fosse un po' l'origine di questo discorso, sapere che per molti anni non c'era nulla a livello di struttura di quello che noi riteniamo essere la normalità per una nazionale, assolutamente. E da McGown poi a Doug Beal, che prese molto di questo di questa idea di approccio scientifico che veniva da Carl McGown, da Anfi stesso discorso, stesso tipo di background, e McCutcheon ancora di più, visto che era stato a contatto diretto con McGown prima come suo giocatore, poi come suo assistente appunto per molti anni, si ritrova sempre uno stesso fil rouge, diciamo, che viene da questa origine. È importante capire che il metodo, cioè questo metodo, è una parte di tutto quello che si può trovare negli Stati Uniti ed è importante capire da dove viene e qual è la sua origine. Spero di non essere stato troppo lungo. No, perfetto, Ale, ci hai un po' inquadrato che quello che volevamo un po' fare, cioè capire di cosa un po' stavamo parlando noi, forse impropriamente, ma è per capire è il modello americano, intendiamo proprio questa cosa qua. Quindi andrei avanti con Francesco, che ci dice un po' anche lui la sua esperienza, come si è approcciato con questo chiamiamolo, continuiamo a chiamare anche se impropriamente, modello americano. Certo, buongiorno, buonasera a tutti intanto. Il mio filo, giusto per seguire il discorso che faceva Alessandro prima, il mio filo mi porta direttamente a McGown attraverso Alessandro, nel senso che ho conosciuto Alessandro nel 2012, e attraverso una chiacchierata abbiamo incominciato a parlare, ad approfondire alcuni discorsi, e da lì la cosa ha portato a un corso a Ginevra al quale ho partecipato, e nel quale Carl McGown era venuto in Europa per una serie, per alcuni corsi, e poi era venuto anche per fare un po' di vacanza meritata. E andai a Ginevra a partecipare a questo corso insieme a Alessandro. E lì fu l'occasione in cui venni in contatto direttamente con questa persona della quale parlava Alessandro, con Carl McGown. Nell'arco dei mesi successivi ci siamo visti, degli anni successivi ci siamo visti un altro paio di volte, ma soprattutto da lì è nata un rapporto praticamente, non dico quotidiano, ma quantomeno settimanale, nel senso che Carl aveva questa... non so neanche come definirla, gentilezza, chiamiamola così, nel momento in cui entrava in contatto con una persona che era interessata, di rendersi disponibile. E quindi da lì praticamente fino a una settimana prima che lui entrasse in ospedale
prima di morire ci siamo sentiti una volta alla settimana e ho avuto modo quindi di non solo di studiare i materiali che ci aveva fornito in quel corso lì e che poi piano piano ho letto nel corso del tempo e ho approfondito sia in palestra che attraverso le letture e gli studi, ma ho avuto la possibilità di confrontarmi direttamente con lui e quindi di poter accedere alle informazioni, a chiarimenti, approfondimenti su tanti temi e mi ha permesso di farmi un'idea abbastanza precisa e approfondita di tutti questi temi qui. E in particolare, come diceva Alessandro, gli aspetti, chiamiamoli scientifici. Perché dico chiamiamoli scientifici? Perché una delle cose che gli piaceva fare quando apriva questi corsi era dire che gli allenatori, fare allenatore è come essere uno scienziato dello spaziale, che ovviamente è una frase ad effetto, è una cosa che colpisce, che cattura l'attenzione, ma è per dire che le decisioni che si prendono, cioè che gli allenatori si trovano davanti a prendere, devono essere ponderate sulla base di alcuni dati che devono essere il più possibile non soggettivi, il più possibile oggettivi. E ci sono alcuni strumenti, tra i quali parlava giustamente Alessandro del discorso delle leggi dell'apprendimento motorio, che erano il suo cavallo di battaglia. Cioè, se vogliamo parlare di metodo di McGowan, la chiave per aprire tutto quanto è questo discorso, cioè è il discorso dell'apprendimento motorio. Cioè il come insegnare un qualsiasi tipo di cosa sul piano dell'apprendimento motorio. E lui ha sempre detto più di una volta, no, che quando lui ha iniziato a allenare, proprio perché non era un allenatore di professione, lo faceva di passione, lui voleva che la sua squadra fosse la prima squadra a muro del campionato. E lui ha sempre detto che attraverso il suo metodo, il suo strumento, ha trasformato la sua squadra nella squadra più forte del campionato a muro. Però la cosa che aveva scelto, cioè il muro, era una cosa che non gli portava lo stesso beneficio in termini di vittorie e di punti che avrebbe desiderato. Quindi aveva lo strumento per insegnare correttamente, ma non aveva scelto la cosa giusta per poi dopo avere anche dei risultati. Quindi è per quello che dico che quella è la chiave per aprire tutto quanto. Perché da lì in poi tutto il resto, anche la parte di analisi statistica, la parte di biomeccanica, di fisiologia dell'esercizio, tutta la parte tecnica che riguarda le singole tecniche, sono sicuramente molto interessanti, sicuramente molto valide, alcune sono tuttora, secondo me, molto valide e molto importanti, perché fondamentalmente il principio base di tutto è che più è semplice una cosa, più è facilmente in grado di essere appresa. Quindi la semplicità di un gesto è anche una regola, diciamo, biomeccanica. Più il gesto è semplice, più è facile riuscire ad apprendere, più è efficiente nel suo sviluppo. E tutta la parte tecnica è corretta, ma ad oggi ci sono delle cose che non sono poi così tanto uguali rispetto alla pallavolo, non solo degli anni 80, che questo mi sembra abbastanza evidente, ma anche la pallavolo del 2008, piuttosto che la pallavolo di 10 anni fa, piuttosto che la pallavolo di 4 anni fa. Diciamo che questo è stato il mio ingresso, ho avuto la possibilità di provarlo in palestra, sulla mia pelle, ho avuto la possibilità di confrontarmi direttamente con lui, ho avuto la fortuna di essere a Modena in quel periodo dove in palestra con la Serie A avevamo Angelo Renzetti che ci ha permesso a tutti anche di poter conversare di questa cosa, di poter portare avanti questi discorsi, perché sono cose che e anche lui conosce, aveva studiato, approfondito in maniera seria, quindi è stata una serie di coincidenze fortunate che mi ha portato abbastanza vicino alla fonte ed è stata, diciamo, l'inizio per me nel capire che c'era un modo di fare sport che fosse non solo la palestra ma fosse anche una ricerca, uno studio, ecco. Perfetto, grazie Francesco. Ci hai fatto partecipare veramente con il cuore del tuo ingresso e delle tue conoscenze. Darei la parola a Nicola. Ci sei, Nicola? Ci sono, ciao a tutti. Ciao. Ringrazio Ale e Francesco per i due importantissimi interventi che hanno fatto. Hanno fatto un'introduzione ottima di quella che è la storia di US Volleyball. E io parlo un po' più del femminile, visto che ovviamente faccio femminile. La mia esperienza diretta con gli Stati Uniti è legata solo esclusivamente alla nazionale. Non ho mai avuto contatti diretti con i college, NCAA.
ma ho avuto la fortuna a lungo di aver contatto con gli allenatori della nazionale femminile e per due estati di visitare il centro di allenamento ad Anaheim in California. Mi ricollego un attimo al 2008 che ha nominato Alessandro, perché in quel momento lì è vero che hanno spartiacque per la femminile. Fino ad allora gli Stati Uniti si erano affidati più, diciamo, alla scuola orientale. Arrivavano dalle gestioni di Yoshi Toshida e poi di Gianni Lamping. E in quel momento lì si affidarono, appunto, dopo questi molti anni, 8 anni sicuramente, di scuola orientale, si affidarono a Hugh McCouchan, che aveva appena vinto a Pechino l'oro maschile. E da lì poi Karch cominciò come assistente suo e la prosecuzione che porta fino ad oggi. Questo è quanto. Per quanto riguarda la mia esperienza diretta, prima cosa, già a partire dal 2010-11 i primi contatti, perché? Perché loro seguivano molto le atlete che giocavano in Europa, a differenza, devo dirlo, gli allenatori di altre nazionali con cui non ho mai avuto nessun tipo di contatto o di visita. Loro invece sistematicamente ogni inverno venivano in Europa a visitare tutte le giocatrici. Ricordo sia McCouchan in Polonia prima, ma poi con Karch quando era a Baku o alla Zerail, una settimana seguirono i nostri allenamenti, quindi fu un momento di confronto dove abbiamo potuto parlare, conoscerci sicuramente e confrontare quelle che erano le idee loro di allenamento, di intervento tecnico sulle giocatrici. E questa è una prima cosa che ci tengo a sottolineare, perché è stato per me fino a quel momento lì un approccio differente. Oggi magari è un po' più frequente, oggi magari c'è un po' più di confronto tra allenatori di club e di nazionale, ma in quel momento lì era una cosa, tra virgolette, nuova, un approccio differente, nuovo, che ho apprezzato molto e che è servito sia a me, agli altri allenatori che lavoravano con me, per crescere, ma anche a loro, penso, nella gestione delle atlete stesse. Questo poi mi ha portato, ripeto, nel 2014-15 in California, e lì ho avuto la fortuna, la possibilità di seguire direttamente gli allenamenti e quindi di entrare un po' di più in contatto con la realtà americana. E questo è in generale. È ovvio poi, come si diceva poco fa, anche parlando del 14-15, è già una pallavolo differente rispetto ad oggi. Io quello che ho visto in quel momento lì, magari oggi è cambiato, quindi potrei parlarvi, potrei dirvi alcune cose di quello che ho visto 5-6 anni fa, ma già oggi penso, e in alcune cose lo so direttamente, che anche loro stessi si sono evoluti e hanno cambiato alcune situazioni di allenamento. Ok, perfetto Nicola. Adesso passerei la parola a Alessandro Beltrami. Ci sei? Sì, ci sono. Se mi sentite, ecco. Vado. Vai. Buonasera a tutti e ringrazio Nicola, Francesco e Alessandro prima di me, perché ormai avete più o meno detto tutto, a parte la storia personale, quello che si può dire come introduzione sul giocatore americano. E riparto da Nicola, perché anch'io, lavorando per una nazionale europea prima, avevo avuto la fortuna di conoscere McCutcheon Killery e Jamie Morrison, che è stato il mio contatto per anni, un po' come diceva Francesco, anche lui, che poi è molto amico del figlio di McDown, Chris. Siamo rimasti in contatto per tanti anni e ero affascinato da questo metodo, da questi studi, perché Jamie e Chris, che era il figlio di Carl McDown, mi mandavano gli studi, mi spiegavano le cose non settimanalmente, ma ci sentivamo spesso. La mia esperienza si completa, senza ritornare su quello che hanno detto i colleghi, si completa con forse una cosa un po' curiosa, perché io ho lavorato con uno staff praticamente americano in una nazionale europea e mi chiedo se quello che è stato fatto, che ho visto, che ho vissuto, è veramente un modello americano o se c'è stato in parte un adattamento a quella che è una cultura comunque del lavoro e del vivere il lavoro questo è differente. E è stato molto, molto intenso, molto curioso. Nello staff c'erano Jamie Morrison, che è stato assistente di McCutcheon e Killery, Chris McGown, che lavorava con noi per il cambio palla, poi magari parlerò dell'organizzazione,
E vabbè, il preparatore che penso che tutti abbiate visto su Facebook è diventato popolarissimo per i suoi balletti, per, le sue, per i suoi intrattenimenti all'inizio, però un professionista molto serio e mi è piaciuto anche il suo modo di studiare, di interpretare anche la parte fisica, che onestamente è leggermente differente da, da quello che facciamo noi, almeno, almeno nella proposta, da quello che è la nostra cultura di base. Io sono rimasto affascinato, come dicevo prima, da dall'organizzazione e dallo studio, e non posso dimenticarmi quando Jimmy Morrison mi ha preso come assistente per il muro difesa in Olanda e mi ha detto: sappi che vieni qua a lavorare e lavorare in palestra sarà il meno, la cosa meno impegnativa che dovrai fare. E sul momento ero rimasto un po' stupito, molto affascinato, poi ho capito che al di fuori dei tornei, non parlo di studi statistici, anche solo sulla nostra squadra, sul perché allenare un piccolissimo movimento, qualcosa, cambiare un piccolo particolare, passavamo veramente delle grandissime ore, dei grandissimi giorni a studiare, ad analizzare, a discutere, a vedere. E abbiamo fatto, Jamie ha fatto fare a tutti un corso con degli studiosi sull'apprendimento motorio, sull'apprendimento differenziale. Sono state cose molto interessanti che onestamente non erano ancora così sviluppate, almeno in Italia, o non le avevo sviluppate io magari all'epoca quando ho iniziato a lavorare con loro. Ho trovato tutto questo approccio veramente, veramente, veramente interessante, ma soprattutto è basato proprio su, su delle situazioni reali, su uno studio dietro che veramente porta via tantissima energia. Poi possiamo discutere se è opportuno o meno, perché certe volte, io glielo dicevo, io arrivo stanchissimo in palestra se passiamo tutta la mattina dalle 6 in poi a studiare quanto deve essere lungo il primo passo, il secondo passo del centrale, però, però era efficace, nel senso che vedevo che anche, anche sulle ragazze era un sistema efficace. Ammetto che ho portato buona parte di queste cose nel, in quello che provo a proporre in palestra, anche con la fortuna di avere una squadra giovane. Questa è la mia esperienza, così non vado, non mi dilungo troppo. Perfetto, grazie Ale. E quindi chiudiamo questo primo giro con Marco che è attualmente negli Stati Uniti. Ci sei Marco? Marco? Eccomi qua, perché sta con il microfono di volta, perché qua a casa ho tre, un po' di figli che fanno casino, non vorrei disturbare. Allora, buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, la mia esperienza adesso è diretta, nel senso che mi sono trasferito quest'anno negli Stati Uniti per allenare un club. Ho sentito le cose bellissime, io stesso che vivo di pallavolo da tutta la vita e che conosco tutte le persone che avete nominato direttamente e personalmente, non conoscevo la storia così a fondo, quindi complimenti soprattutto a Alessandro che ha fatto un excursus pazzesco di quello che è stata la pallavolo dagli anni 70 a oggi. E io vorrei porre il focus invece per come ho interpretato io quando mi avete chiesto modello americano, non tanto sull'aspetto dell'allenamento, che ovviamente è un sistema completamente diverso, ma come un sistema completamente diverso quello che si utilizza in Italia, come un sistema quello che si utilizza in Oriente, come un sistema in Russia, perché ci sono degli aspetti socioculturali ovviamente che incidono pesantemente sul modo di stare in palestra e di affrontare il lavoro, e poi appunto sulla disponibilità delle persone. Ma a parte questo, io volevo quello che ho inteso io quando mi avete chiesto di parlare è stato il modello americano, che si è appunto tracciato pochissimo, ma che si fonde e si basa sulla scuola, e questo è determinante dal mio punto di vista, ma non solo la pallavolo, stiamo parlando della pallavolo che qui è uno sport veramente minore, ma tutti gli sport, football americano, baseball, basket, hockey, nascono dalla scuola, dalle scuole medie peraltro. Quindi se uno parte da questo presupposto capisce l'importanza sociale che ha lo sport negli Stati Uniti. E questo è, secondo me, il focus dove bisognerebbe porre attenzione, perché le cose state dette sono cose eccezionali che io ho la fortuna di comprendere magari bene e meglio di altri, perché ho vissuto la pallavolo nella punta dell'iceberg da giocatore, che però diciamo alla fine interessano dal punto di vista storico, ma tanti allenatori che seguono questi corsi magari come me sono allenatori delle giovanili piuttosto che una terza divisione, quindi difficilmente possono applicare metodi di studio sulla biodinamica, no? Però diversamente sapere che qui
che per esempio nel Texas in particolare dove io vivo lo sport è una materia scolastica, ti fa capire quanto può essere importante appunto praticare attività sportiva qua. E l'altro modello è come viene inserito, nel senso che i campionati vengono, cioè non hai una stagione che inizia a settembre e finisce aprile per tutti gli sport, no, vengono alternati in modo che ci siano sempre almeno due sport che praticano. Per esempio, per quanto riguarda lo sport, la pallavolo, adesso io non so esattamente i numeri, alcuni miei amici potrebbero aiutarmi meglio, ma secondo me ogni ragazzo che gioca a pallavolo ce ne sono circa 20 ragazze, perché so che ci sono circa tra prima, seconda, terza divisione NCAA, quindi universitarie, ci sono 1300 università, mi sembra, e pallavolo maschile ce ne sono 42. Le 1300 università femminili, quasi 1900, possono dare 12 borse di studio complete. Per 12 borse di studio complete parliamo di cifre che vanno dai 30 ai 60 mila dollari l'anno di risparmio per una famiglia, mentre per una squadra maschile si parla di 4 borse di studio e mezzo a università. Quindi o sei un giocatore fenomeno e che puoi prendere una borsa di studio completa, altrimenti la borsa di studio si aggira verso il 25-30-40% del valore totale. Quindi una famiglia si trova a sborsare altri 20-30 mila dollari. Quindi questo cosa vuol dire? Che per i maschi la pallavolo è uno sport da ricchi. Quindi insomma ci sono tutta una serie di dinamiche sociali che fanno capire bene il sistema. Parlando proprio con Doug Bill, che hai citato prima, mi diceva che stanno cercando di implementare il numero di borse di studio per quanto riguarda la pallavolo maschile, cosa molto difficile, che però può essere complementare al fatto che stanno diminuendo in percentuale molto bassa, ma in numeri molto alti, i giocatori di football nelle scuole superiori, proprio perché gli incidenti, le commozioni cerebrali sono altissime, quindi i genitori iniziano ad avere dei dubbi si mettono sulla bilancia la salute con lo sport, allora quanti possono poi diventare professionisti, quanto possono accedere a borse universitarie e quant'altro. Quindi secondo me il tema modello americano, io almeno dal mio punto di vista, la cosa che mi ha scioccato di più e mi ha sconvolto di più è questa. Dopodiché l'altra cosa atipica, almeno per noi italiani, è che per allenare qui non serve nessun titolo di studio, nessun tipo di corso, nessun tipo di... ma alleno perché la società crede in me, perché secondo lei ho le capacità per allenare, quindi io posso allenare. Non posso allenare nelle scuole in Texas, perché per allenare nelle scuole in Texas devi essere insegnante, quindi l'allenatore di mia figlia, l'allenatore della scuola superiore di mia figlia di pallavolo è anche l'allenatrice, o meglio, la professoressa di PE, che sarebbe educazione fisica. Questo è un caso che sia educazione fisica, perché l'allenatore della squadra di tennis è professore di economia, l'allenatore di squadra del basket è professore di matematica. Quindi questi aspetti sono secondo me gli aspetti che differenziano di più da tutto il resto del mondo. Le strutture che trovate nelle scuole pubbliche americane, dove tu paghi $0 per andare e hai due palestre dove giocano, una palestra per il maschile, una palestra per il femminile, campo da football, campo da softball, campo da baseball, campo da lacrosse, campo da calcio, piscina, e dove hanno all'incirca 30 attività sportive, che va dalla pallanuoto al nuoto sincronizzato, alla majorette, che sono attività sportive, al wrestling, che sarebbe la lotta libera, e quant'altro, tranne in Texas la pallavolo maschile, perché nello stato del Texas non esiste proprio a livello scolare. Quindi ecco, io ho voluto porre il fuoco su questo, perché lo ritengo, è la cosa che mi ha stupito di più, e grazie al mio grandissimo amico Giuseppe Vinci. Scusate, chiedo ai relatori, sì. Mi sentite? Posso dire, sì, una parolaccia? Sento. No, perché siccome ha detto che se l'avessi mandato a fanculo, mi avrebbe pagato una cena al ristorante Michelin la prima volta che si fosse venuto. Però io posso ufficialmente mandare a fanculo Giuseppe Vinci, e quindi avanzo una cena a Giuseppe, che vi saluta dagli Stati Uniti, sta ascoltando. Io saluto Giuseppe, che
ci sta ascoltando, poi più tardi gli darò anche la parola, così ci porta anche lui un suo contributo. Intanto abbiamo chiuso, diciamo, questo primo giro, adesso Rocco, ci addentriamo un po'. Sì. Scusa un attimo, 3 secondi, visto che Marco parlava di numeri di partecipanti. Sì. Solo brevemente, al liceo, quindi nella high school negli Stati Uniti, ci sono 450.000 giocatrici e poco più di 60.000 maschi che giocano, ma in crescita verticale, per cui 2 anni prima erano il 30% in meno, per cui il rapporto è circa, quant'è? 1 a 8, tipo, sì, una cosa del genere. Sono 450.000 ragazze in tutti gli Stati Uniti che giocano al liceo e circa 60.000 ragazzi. Okay. Per approfondire questo, se vuoi saperlo, il liceo ha 3 squadre. Cioè, il liceo, diciamo, le high school hanno 3 squadre. Una squadra che si chiama Varsity, che sarebbe la squadra, diciamo, qualitativamente più forte, quella che va a fare il campionato. Una squadra che è la Junior Varsity, che sarebbe, non ha età, dove però il livello tecnico è un po' più basso, e ci sono le ragazze che possono giocare nella prima squadra nel caso qualcuno mancasse. Dopo c'è la squadra delle freshman, che è la squadra delle ragazze che arrivano al primo anno, che generalmente è difficile che possano giocare con quelle di quarta superiore, che è la squadra più grande. Giocano da agosto, quando inizia la scuola, a novembre, e praticamente giocano tutti i martedì e i venerdì. E prima giocano le freshman, dopo giocano le junior varsity, e l'ultima partita, la più importante, è quella delle varsity. Quindi, per capire un po' come funziona il campionato, è l'unica partita che conta realmente, è quella delle varsity. Ok, io cerco di accelerare perché vedo che il tema veramente è estremamente interessante, lo vedo dalle domande, dalle persone che mi scrivono, che cerco di stare, diciamo, nel programma che c'eravamo fatti, e quindi ridarei la parola a Francesco, che è copretrella, per dirci un po' quali sono le modalità di allenamento che maggiormente si differenziano dalle altre scuole, da quella nostra, da quella europea, così, e soprattutto cosa lui ritiene siano da studiare e da evidenziare, così andiamo un po' più sul pratico. Ok, allora innanzitutto, giusto per passare velocemente la prima parte della domanda, come abbiamo capito prima bene, facendo un giro un po' di tutti i contatti che ci sono stati, anche in questo caso qua, dal mio punto di vista, parlare di una scuola europea come se fosse qualcosa, no, di unitario, e dove non ci sono state contaminazioni né in entrata né in uscita, è un po' limitante, nel senso che è per questo è difficile determinare e dire loro fanno delle cose che sono diverse dalle nostre. È più facile descrivere quello che è, diciamo, la struttura del loro metodo di allenamento, o quantomeno più che del loro, del metodo di allenamento, che si può studiare seguendo appunto il discorso di McGowan. E in questo la cosa fondamentale del discorso, come dicevamo prima, è il discorso, tutto è fatto cercando di mantenere sempre il livello della possibilità di apprendimento motorio molto alto. Cosa significa questo? Significa che il feedback che deve ricevere un atleta dall'allenamento che fa, e da quello che riceve dall'allenatore, quindi sia dalla sua esperienza diretta che quello che riceve dall'allenatore, deve essere il più possibile similare a quello che è il gioco che sta giocando. Il motto che Carla ha sempre portato avanti in maniera abbastanza spinta e alle volte anche provocatoria, è che è il gioco che insegna il gioco. Questa non è sicuramente una novità per quello che riguarda l'Europa, però è il caposaldo, diciamo, della sua struttura di allenamento. Questo significa che raramente si vedranno delle situazioni, come posso dire, costruite ad arte, e molto più probabilmente si vedranno delle situazioni costruite in situazioni di gioco, quindi proprio di 6 contro 6, di gioco effettivo. Questo non significa, come spesso viene confuso, che l'allenamento nel mondo americano, o comunque secondo questo metodo, sia esclusivamente 6 contro 6. Perché la globalità dell'allenamento, cioè l'allenamento globale, non è solo ed esclusivamente quello fatto in 2 squadre che stanno in campo, ma è anche nel cercare di eseguire i singoli
movimenti, le singole tecniche, cercando di rispettare quelli che sono i tempi e gli stimoli che il gioco fornisce, perché questo è dentro a quello che riguarda l'apprendimento motorio, è il metodo più efficace affinché venga prodotto un apprendimento. E questo è la cosa, diciamo, la cosa più importante per capire il significato di globale. Quindi vedevo prima una domanda rivolta ad Alessandro, no, sul come allenare il movimento della schiacciata. In questo senso qui l'esemplificazione è chiara, cioè un metodo globale è allenare una schiacciata che sia in un contesto simile a quello del gioco, che non significa che per allenare a fare una schiacciata uno lo mette direttamente in campo nel 6 contro 6 e schiaccia, ma che il movimento che deve compiere deve essere un movimento completo, non può essere un pezzo alla volta, deve essere un movimento che deve avere tutte le caratteristiche di una schiacciata. E quindi questa è la cosa più importante. Dentro questo allenamento, quindi ci sono allenamenti di vario tipo, dove spesso il gioco e il gioco a competizione sono la componente principale, e perciò viene utilizzato molto il discorso del punteggio, viene utilizzato molto il discorso delle singole situazioni di 6 contro 6, ma ripeto, questa non è una cosa che non si vede nelle palestre in Europa, non si vede nelle palestre in Italia, non si vede in altre parti del mondo. E la cosa che è alla base del loro metodo di allenamento, di questo metodo di allenamento, è che il trasferimento che ci deve essere tra l'allenamento e l'apprendimento dell'atleta deve essere il più possibile diretto. Perciò l'attività nella quale viene messo l'atleta ogni giorno deve essere una cosa che gli porta un certo tipo di beneficio dal punto di vista dell'apprendimento. È per questo che lo studio delle leggi dell'apprendimento motorio sono importanti, questo diciamo a prescindere dal livello, cioè non dipende dal fatto che uno giochi in Serie A piuttosto che faccia il settore giovanile, ma perché il rispettare quello che è il metodo di apprendimento di una qualsiasi persona è la cosa fondamentale per poter trasferire un insegnamento, qualsiasi sia la cosa che si vuole insegnare, dalla cosa più base che può essere imparare a schiacciare con la rincorsa completa, imparare a battere, piuttosto che perfezionare un movimento che già si conosce, come capita a livelli più alti, quindi anche nell'alto livello. Quindi questa, diciamo, se dovessi dire qual è il caposaldo più importante, è questo. Sulla struttura dell'allenamento, l'unica cosa che è sempre presente, che è sempre stata presente, è il discorso della battuta e ricezione. Riporto una frase non mia, che è una frase di Mark Danfi, che è quello che è l'allenatore del quale parlava Alessandro prima, che diceva che l'esercizio migliore per imparare a schiacciare è un esercizio con battuta, ricezione, alzata, attacco. È l'esercizio migliore per imparare a ricevere è un esercizio che c'è battuta, ricezione, alzata, attacco. Un esercizio migliore per imparare a palleggiare è un esercizio che c'è battuta, ricezione, alzata, attacco. Lo stesso Kessel, che può essere un altro personaggio che è conosciuto nel mondo statunitense, più di una volta nel suo blog ribadisce come in qualsiasi gioco si possa presentare in palestra anche ai ragazzini, non si può togliere la battuta, perché è il primo fondamentale con la quale iniziano tutte le azioni di pallavolo. Non esiste un'azione che non inizia con la battuta. Ripeto, questo è ovviamente su tanti aspetti è una provocazione, no? Nel senso che il dare un assoluto è sì una cosa veritiera dal punto di vista dell'apprendimento, ma è anche una provocazione nel voler stimolare al ragionamento su un certo tipo di esercizio. Ma è per dire che deve rispettare ogni tipo di esercitazione, deve rispettare i tempi di apprendimenti, il tempo di apprendimento e la capacità anche di reperire informazioni da quel tipo di esercizio per l'atleta di qualsiasi livello. Quindi questa è la cosa, diciamo, più importante e dal quale viene preso il discorso dell'esercitazione globale, che, come dicevo, il globale non è solo il 6 contro 6, ma è proprio il gestire in maniera completa un qualsiasi tipo di tecnica. Perfetto, ecco. Alessandro? Scusa, Nicola. Allora, ciao Nicola. Eccomi qui. Vai. Ha già detto chiaramente quello che è il cardine della scuola americana, l'ha già detto Francesco poco fa, che è il play teach to play. Il gioco insegna il gioco. E questo
è un po', penso, negli ultimi anni il caposaldo di molti allenatori. Nell'alto livello si allena con questa idea. Io posso confermare che l'ho vista, se lui parlava di battuta ricezione, io posso dire che nel periodo che sono stato lì, io, tutti gli allenamenti, sono stato lì un periodo di 8-10 giorni, tutti gli allenamenti sono iniziati con lo stesso esercizio di controllo e con battuta ricezione, tutti i giorni. E ricordo che quando sono tornato, tutti quanti i colleghi, gli amici ovviamente mi chiedevano con grande curiosità cosa hai visto. Io ho visto fare un esercizio di riscaldamento tutti i giorni e battuta e ricezione tutti i giorni. Quindi questo vale anche per chi lavora direttamente nel giovanile. Molte volte si perde, secondo me, questa attenzione e siamo più preoccupati ad allenare gli esercizi che ad allenare i fondamentali. Non servono creare 1000 esercizi. Loro, che sono una delle massime espressioni mondiali, ripeto, li ho visti allenare sempre con lo stesso riscaldamento e con gli stessi esercizi tutti i giorni. C'è chi magari ritiene che questa cosa qui porti a un discorso di routine, di noia, però questa è la realtà che ho visto io. Un'altra cosa sulla struttura dell'allenamento, e qui poi faccio anche una parentesi un po' buffa, nel momento in cui sono stato io lì, ora non so se è cambiato, la nazionale femminile si allenava in una seduta unica che durava 3 ore e mezza, in alcune mattine è arrivata anche a 4 ore. Si allenavano dalle 8:30 alle 12:30, una seduta molto lunga, quindi non c'era l'intensità non era molto alta, ovviamente. Un allenamento molto spezzettato, con varie pause e con momenti lunghi di briefing tra staff e atlete prima di ogni esercizio e dopo ogni esercizio. Questa cosa qui sicuramente era un po' diversa in quel momento lì rispetto a quello che si vedeva in Europa, dove invece la tendenza ad allenare con sedute più brevi e a ritmo molto alto, molto intenso. Anche a proposito di questo, anche per sfatare un po' poi gli aloni di scientificità che a volte non esistono, quando sono arrivato lì ero molto curioso io di questa cosa. Perché? Perché in Italia già si parlava, preparatori mi parlavano, gli Stati Uniti stanno rivoluzionando, basta il concetto di doppia seduta, perché ognuno portava le sue motivazioni tecnico-scientifiche. E io ho chiesto, molto curiosamente, ho chiesto come mai questa scelta di fare un allenamento unico e al mattino. E Kirill mi disse, principalmente per due motivi. Uno, perché abbiamo molte atlete che vivono a 50-60 miglia da qui e quindi farle andare e venire 2 volte al giorno sarebbe troppo pesante. E due, perché la struttura qui è molto calda, il pomeriggio qui in California si fa fatica ad allenarci, quindi abbiamo fatto questa scelta, ma non era una scelta dovuta a chissà cosa. Per quanto riguarda invece la filosofia, sicuramente gli Stati Uniti, loro sono molto attenti a quello che è il gioco, e torniamo a quel gioco insegna il gioco, loro sono molto attenti e tutte le scelte che fanno, tecnico e tattiche, sono legate alle analisi e ai numeri che studiano, che analizzano, questo sicuramente. Un altro esempio posso portare, che è legato alla tecnica. Nell'11-12 allenavo una ricettrice loro che utilizzava molto la ricezione in palleggio. In quel momento lì lei riceveva il 70-80% delle volte eseguendo la ricezione in palleggio. Arrivava tra l'altro dal college più vincente di quel periodo, che era Penn State, e in quel momento lì le ricettrici della nazionale americana ricevevano tutte in palleggio. L'ultima volta che ho avuto modo di confrontarmi su questo argomento con Karch, che è stato alla UNL l'anno scorso, parlando appunto della ricezione in palleggio, lui mi ha detto no, noi in questo momento qui non vogliamo che nessuno riceva in palleggio. Ho detto, ma come Karch? Prima lo allenavate, perché ho visto io che lo allenavate. Sì, è vero, però abbiamo studiato, abbiamo analizzato, i numeri ci dicono che... E mi ha detto una cosa, mi ha detto Soji, il libero della nazionale maschile, alcune volte si è allenato con loro
perché era da solo in California, la nazionale maschile non si stava allenando, si è allenato con la femminile, e lui mi ha detto, credimi che lui, con una rete 19 cm più bassa, con traiettorie differenti, non riusciva a ricevere in palleggio la nostra battuta. Da questo abbiamo fatto uno studio e abbiamo deciso di abbandonare la ricezione in palleggio. Quindi queste scelte, a volte anche molto drastiche, che loro fanno, sono sempre legate all'indicazione che dà il gioco. E questo qui è un approccio che a me piace molto, anche se a volte magari faccio delle considerazioni diverse. Io la ricezione in palleggio personalmente la continuo ad allenare, non l'ho abbandonata, però mi piace molto questo approccio che è sempre orientato a quella che è la domanda del gioco, e ovviamente in allenamento si cerca di ricreare la risposta tecnica-tattica. Bene Nicola, Alessandro Beltrami, ci sei? Sì, ci sono. Sì, la stessa domanda, però se puoi darci anche, come accennavi prima, un po' ecco, cosa hai preso da questo confronto con Beh, Morrison? Molto, io devo, non so se è perché Jamie e Chris sono venuti in Europa, perché allenare in Olanda, poi non avevamo ragazze americane, avevamo ragazze europee. Io penso che, e partendo da quello che diceva Marco prima, la differenza socioculturale dell'interpretazione dello sport si senta molto, e si senta molto secondo me anche la responsabilizzazione delle atlete. C'è questa differenza più che quello che si fa in palestra o altro, perché poi il mito che ho sentito, o meno, tanti mi hanno chiesto, ma è vero che si faceva solo 6 contro 6? No, onestamente no, alla mattina facevamo io allenavo i centrali liberi, lì si allenava la ricezione, si faceva lavoro, chiamiamolo analitico, in maniera sicuramente differente, che andava sempre verso il game control e non il coach control, come mi è stato ridarguito io da Jamie. Uno dei primi allenamenti ho fatto muro analitico, con solo io che alleno attacco dal plinto, che assolutamente non ha nessuna importanza, cioè non c'è nessun fattore di lettura di tempi o situazioni del genere. Si dice il tempo che do io, però è poco realistico. Lui mi ha detto, guarda che non stai allenando l'allenamento, non devi allenare l'allenamento, non devi allenare l'allenatore, allenare il gioco. Quindi dopo abbiamo messo insieme i pezzi, però si faceva il lavoro più o meno come lo interpretiamo qua. Parlo del lavoro la mattina, divido le due cose, perché lavorando in nazionale facevamo 3 ore la mattina, 3 ore al pomeriggio. Una delle cose che mi è piaciuta molto, ho portato anche nei miei allenamenti, oltre a fare il lavoro analitico come siamo abituati noi in Italia, tutto portava in una progressione verso quello che poi è il gioco. Quindi, abbiamo un problema con i centrali sui passi di muro, lo alleniamo mettendo il tape su sempre external feedback, quindi feedback esterni tantissimi, abbiamo lavorato e studiato tantissimo questa cosa, lo fanno per 5 minuti per sentire la sensazione, e poi ci mettiamo i palleggi, gli attaccanti che attaccano, gli allenatori che attaccano, o comunque almeno una situazione che rende tutto simile al gioco. E studiavamo quanto era diversa l'esecuzione tecnica di queste cose, per esempio per i centrali. Faccio un esempio. Un centrale che va a murare verso 4 facendo apertura, incrocio, chiude e mura, fatto con solo io che attacco e nessun altro fattore, alla quinta, sesta ripetizione erano bravi, erano perfetti, non potevano sbagliare un colpo, potevo sbagliare io a non prendergli le mani quando attaccavo. Appena inserivamo anche centrali di alto livello, solo il palleggiatore, sempre con gli allenatori che attaccano dal plinto, la loro tecnica cambiava, quindi il loro adattamento tecnico cambiava, cambiando i tempi, cambiando le stimolazioni. E cercavamo di avvicinarci sempre di più a quello che era gioco, che poi avremmo fatto al pomeriggio. Una delle cose che mi ha incuriosito e ho provato a fare qua, ammetto che è una squadra giovane, quindi sono un po' disposte a tutto, nel senso, mi piace, è divertente. Una delle cose che non avevo mai visto fare in Italia, non avevo mai fatto, neanche in Germania quando ero con Giovanni Guidetti, è fare delle mattinate a punti, a punteggio, competizione, ma non 6 su 10 ricezione. I ricettori fanno una competizione, il primo che arriva a totalizzare X punti ha finito. Magari anche multidisciplinare, chiamiamolo, era tipo staffetta, fate ricezione, tra 2 minuti fate difesa, tra 2 minuti fate alzata. Tutte cose molto simili a quello che è il gioco, quindi loro che battono ricevono questa situazione qua, chi totalizza prima 100 punti va a casa. Facciamo tanti allenamenti così, e devo ammettere che l'esperienza probabilmente di Jamie, come
chi segue femminile sa, magari non è finita benissimo i risultati, però devo ammettere che questa cosa, ho visto una grandissima partecipazione delle ragazze e soprattutto una buona capacità di impegnarsi e di migliorare facendo questo lavoro qua. Passo all'allenamento globale, che come diceva Nicola era di 3 ore, 3 ore e un quarto, molto spezzettato, anche a me la cosa del debrief in ogni esercizio. Ogni esercitazione finiva con un debrief alla lavagna, acqua e poi si riprendeva. È una cosa che mi ha stupito, perché un conto è presentare l'allenamento alla fine, parlarne alla fine, un conto è fermarsi e valutare quello che abbiamo fatto in ogni situazione. L'altra cosa era, per noi è stata battuta, poi qualcos'altro che poteva essere difesa alzata, e poi battuta e ricezione. Tutti gli allenamenti. Battuta, un altro lavoro tecnico che può essere difesa alzata, muro difesa, transizioni di contrattacco, situazioni del genere, e poi battuta e ricezione. Dopo quello, attacco sui due campi, ricezione alzata o difesa alzata attacco, ricezione alzata attacco, quindi quello che dicevamo prima, allenando magari qualcosa di specifico, il tempo della sup, piuttosto che la palla alta contro un muro, piuttosto che la fast quando si parte in P4, non era lunghissima questa cosa, si faceva molto specifico, e poi si giocava. Una delle cose che facevamo sempre lontano dai tornei era questo gioco che si chiama Waves, mi sembra, dove continuano a ruotare tutti i giocatori, tutti giocano con tutti, tutti giocano con tutti, praticamente in sostanza, cambiano le linee, come un gioco dove continuano a cambiare le linee, chi sta di là può fare punto, chi sta nella parte di cambio palla fa punto, se fa cambio palla e conferma, se perde invece si gira e la linea continua a cambiare. In nazionale, avendo 15-16 giocatrici, veniva molto bene. Però era un gioco che all'inizio, ammetto, ci ho messo tantissimo a capire come giravano e tutto, e noi siamo abituati a essere molto più statici, e invece vedevo che alle ragazze piaceva parecchio, perché si giocava, era il riscaldamento al gioco, era relativamente competitivo, però era già una parte. Magari inserivamo la seconda palla di contrattacco che ci serviva, inserivamo questioni tecniche, però in una situazione globale. Perché quello mi dicevi che facevate anche il bingo. Facciamo bingo una volta a settimana, perché all'inizio non sempre, poi è diventato una volta a settimana, perché sai, le donne... Vogliamo dirlo per quelli che magari non la conoscono ancora... Ammetto che l'ho fatto anche qua, che per me il test è stato più qua, perché l'Olanda è una nazionale di ragazze onestamente molto aperte a provare. Diciamo che l'Olanda come nazione è molto filo-americana, quindi tutte queste proposte erano abbastanza facili da mettere in campo. Sono rimasto stupito di quanto il bingo abbia avuto successo nella mia squadra qua, e penso che sia una buona soluzione, nel senso, l'ho utilizzato in varie forme, ma la forma poi è sempre la solita, un 6 contro 6 infinito nelle mie squadre ultimamente, che vinci solo quando hai raggiunto almeno 25, se non di più, e hai finito tutti gli obiettivi tecnici che la squadra ti dà. Io preparo delle carte con 4 obiettivi, di solito uno per la battuta, uno per la difesa, ho disegnato dei quadrati in mezzo al campo qua a Montecchio e la palla deve andare dentro lì, tipo sono 10 difese nel set dentro a quel quadrato, più o meno facili che siano questo lavoro. Magari mano fuori, per esempio, 2 block out e 2 punti del centrale in contrattacco. Sto facendo degli esempi a caso. Sì. Le carte con 3-4 di questi obiettivi, ogni tanto, io lo faccio di solito a giovedì. In Olanda lo facevamo lontano dalle competizioni a metà settimana, quindi era il mercoledì, facciamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì di allenamento. A metà settimana era più che altro per mettere il focus, l'attenzione sui concetti su cui avevamo lavorato, chiamiamo tecnicamente, e li mettiamo dentro nel 6 contro 6. Quando hai raggiunto quegli obiettivi, tu puoi vincere il set. Cercate, se lo fate, di farli reali, perché io a Montecchio ogni tanto mi lascio prendere la mano e i set li faccio finire al 50, perché non riescono a finire gli obiettivi. Ma fare un set a 50 è piuttosto faticoso, anche se il ritmo non è altissimo, quindi cercate. Io e Maurizio ne abbiamo parlato un po' nel DVD che abbiamo fatto proprio sull'allenamento che abbiamo chiamato americano con le calzette di Mariucci. Parlavamo sia del bingo che del calderon. Non so se facevi anche il calderon. Sì, diciamo che facciamo l'impiegato. Ecco, Maurizio forse è arrivato. No.
Sì, sì, ho seguito quasi tutto. Volevo fare alcune domande, Alessandro, no? Cioè, questa mattinata di competizione, appunto, che dicevi te, sì. Mi sembra molto simile, cioè in parte simile al Calderon, mi sbaglio? Sì, 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 che poi, sì, esattamente quello. C'erano due metodi, uno che andava poi nel punteggio del Calderon totale, e uno era invece practice to go, quindi come coffee to go, no? Prendi il caffè, te ne vai. Practice to go era arrivi ai 100 to go, erano 100 punti nei vari fondamentali. Faccio l'esempio. Se arrivavano i posti 4 facevano ricezione, e mettevamo dei canestri, delle situazioni, il canestro rice doppio più valeva 3 punti, il canestro con rice più, la zona di rice più valeva 1 punto. Secondo, avevamo 3 campi, quindi è molto vario il lavoro. Secondo campo, allenatore che attacca simulando magari la fast, perché era la settimana del muro sulla fast, in cui si lavorava su questa cosa, dei cinesini a terra, lavoravamo sull'orientamento delle mani, no? Mettendo delle zone con i cinesini a terra, se prendi la zona gialla è 1 punto, se prendi la zona rossa sono 2-3 punti, quello che era, e poi l'ultimo campo, adesso difesa, mettiamo difesa sempre con il quadrato in mezzo al campo, stessa cosa, difesa, se fai difesa positiva dentro nei 3 metri 2 punti, se la fai fuori 1 punto. I ricettori erano tipo 9, 3, 3, 3 per i campi, ogni 2 minuti giravano e ogni 2 minuti c'era solo il giro, gli allenatori, gli assistenti rimanevano fissi. Dipendeva dai ruoli, no? Perché poi c'è questa organizzazione dello staff. Se c'erano i ricettori, allenavano Jamie o Chris McGowan quando c'era. Se c'erano centrali liberi, allenavo io, perché avevamo questa netta separazione che qualcuno magari ha visto anche nella panchina femminile, che Kira li paga relativamente poco nei time out. Diciamo che sovrintende molto, allena lui, ma sovrintende. Gli assistenti fanno tante cose e bisogna essere tanti in palestra, però si può riproporre, io qua l'ho riproposto magari solo su 2 fondamentali o magari anche solo su 1, dicendo quando vedo che sono un po' stanche in queste situazioni qua, dico dai, stamattina fate 60 punti, quando avete finito, quando hai finito puoi andare a fare la doccia, è un problema tuo, devi diventare molto molto efficiente, molto efficace. Ok, prima di dare la parola ad Alessandro Lodi, Checco, mi senti? Ci sei? Francesco Petrella? Eccomi, ci sono. Sì, io qualche volta, sai, sono venuto a trovarvi negli allenamenti, mi sembra che anche voi utilizzavate il Calderon, soprattutto verso l'inizio, con Angelo, verso l'inizio della stagione, vero? Sì, l'abbiamo usato di più all'inizio della stagione, soprattutto quando sia in preparazione che alla fine dell'anno facciamo delle attività con i giovani, perché questo calderone, che praticamente di fatto è a un lato della lavagna, si tengono i punti che ogni esercizio dà a ciascun giocatore. Per essere, diciamo, funzionale, per essere equo, ha bisogno che e le possibilità che vengono date a ciascun giocatore siano le stesse all'interno dell'allenamento, no? Perché se io, per dire, faccio un 6 contro 6 dove le due squadre, o più esercizi a 6 contro 6 dove le squadre rimangono più o meno sempre identiche, o dove ci sono più di un giocatore che rimangono sempre insieme, questo, certo, calderone è, tra virgolette, passami il termine, è deviato, truccato dal fatto che io sono sempre con un mio compagno di squadra e quindi non sono punti che acquisisco sempre solo io. Okay. E questo, ed è per questo che, come descriveva Alessandro, c'è un sistema di rotazione abbastanza complesso da capire, soprattutto all'inizio, perché è frutto del fatto che, dando a tutti la stessa possibilità di fare punti, giocando quindi con tutti e contro tutti, questo ti permette di realizzare un punteggio che di fatto rispecchia l'andamento tuo all'interno dell'allenamento. L'abbiamo utilizzato ogni tanto anche durante la stagione, soprattutto per cercare anche di variare un po' lo stimolo, di rendere un allenamento un po' più, dal punto di vista della competizione, un po' più fresco, un po' più leggero rispetto agli allenamenti classici che si fanno in una stagione. Però sì, è un metodo che abbiamo utilizzato più di una volta, non solo a Trento, ma anche a Modena. Il bingo no, invece, vero? Il bingo quest'anno no, l'anno scorso l'abbiamo utilizzato. E rispetto a diciamo la versione, perché poi ovviamente, no, c'è una versione che cambia, certo, cambia rispetto alla versione che diceva prima Alessandro. La cosa che cambiavamo noi era che
e avevano un obiettivo per fase, ciascuna squadra, abbastanza generale, che estraevano da un calderone, praticamente il capitano di ciascuna squadra estraeva un bigliettino che condivideva con la propria squadra, ed erano degli obiettivi che si presumeva sarebbero riusciti a portare a termine entro i 25 punti. E questo avrebbe fatto interrompere il gioco nel momento in cui venivano completati entrambi i punteggi. E abbiamo provato sia in questo modo che aggiungendo dei punti ogni volta che veniva ottenuto quel risultato. Quindi, ad esempio, un obiettivo sul cambio palla che era per dire fare 5 punti tra primo tempo e pipe, per fare un esempio. Nel momento in cui facevo 5 punti tra primo tempo e pipe, acquisivo un altro punto, altri due punti a seconda della struttura dell'esercizio per portare a termine l'esercizio. E non sapendo l'altra squadra quello che era l'obiettivo della squadra sfidante, ha il beneficio che stimola anche gli avversari a cercare di capire cosa tu stai facendo, che è un po' abbastanza simile a quello che si verifica in partita, sia da una parte che dall'altra, nel senso che io squadra ho una consegna tecnica che devo rispettare per provare a vincere la partita, e dall'altra parte ho cercare di capire cosa stanno facendo loro per provare a vincere, quindi ostacolarli per provare a vincere. Quindi, non so, vedi una squadra che ha l'obbligo di fare primo tempo pipe e vedi i primi tempi dati dai 5-6 metri e qualcosa ti incomincia a dire che forse quella è la cosa che stanno cercando, e quindi ti arrangi per trovare delle soluzioni. Che poi dopo, diciamo, il bingo, al di là delle varie modalità, è un po' l'idea di spostare l'attenzione più sulla prestazione che sul risultato, credo che sia un po' questo che vale un po' per tutti. Sì. Perfetto. Sì. Grazie Francesco. Adesso Alessandro Lodi, ci sei? Sì. Allora, brevissimamente sulla prima domanda alla quale non avevo risposto, io ho incontrato Carl McGough nel 2011 e ho iniziato a collaborare con lui in quell'anno, e da lì in poi, come diceva anche Checco, ho iniziato un rapporto di mentoring molto, molto stretto, grazie al quale ho potuto apprendere cose che francamente non ho potuto neanche mai immaginare che esistessero. Quindi questo ha aperto una serie di prospettive assolutamente incredibili. Per quanto riguarda le caratteristiche di questo tipo di metodo, direi molte sono state già dette. La competitività è essenziale, per cui una cosa che per noi magari non è proprio intuitiva è che se noi ci chiediamo cos'è che stimola la competizione al massimo in un allenamento, è il fatto che le opportunità di vincere e perdere naturalmente siano al massimo, e che chi sta di fronte a me sia l'avversario più forte possibile, giusto? Quindi la conseguenza è che l'importanza di giocare titolari contro riserve decade quasi completamente. Se io gioco titolari contro riserve e io sono nella squadra titolare, ho di fronte a me in ogni momento la competizione peggiore possibile. Non solo non è equa, ma è anche peggiore dal punto di vista del livello. Mentre invece, se si mischia il più possibile, il livello di chi mi trovo contro è più alto che se avessi il 100% della squadra riserve, tra virgolette. Quindi l'idea è di crescere durante la stagione o il periodo di preparazione che sia, il più possibile tutti insieme, per migliorare al massimo rispetto al focalizzarsi sulla squadra titolare, pensando che se la squadra titolare gioca sempre insieme si amalgami meglio. Ecco, questa è un'idea che loro hanno molto meno di noi. Diceva Nicola, pochi esercizi e in particolare moltissima battuta e ricezione, e magari questo dà un po' una routine che uno può pensare sia un po' più noiosa, però il fatto è che si gioca un sacco e si gioca un sacco a punteggio. Questa è la parte divertente. Se si gioca un sacco a punteggio, allora possiamo, tra virgolette, permetterci di avere delle fasi che sono, tra virgolette, sempre quelle, perché poi la parte divertente ce l'abbiamo. Se noi quella parte divertente non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo meno, ecco che dobbiamo inventarci delle cose tutti i giorni per far sì che ci sia un po' più di intrattenimento. Lavorare sui principi il più possibile. Cosa vuol dire lavorare sui principi? Che non mi interessa qual è la tua filosofia personale.
mi interessa quello che tu puoi dirmi con dei dati che fa la differenza. Allora, noi sappiamo, grazie all'analisi di una marea di dati, che battute e ricezione sono la fase decisiva del gioco. E questo lo si sa grazie delle analisi statistiche, che non sono le statistiche che noi facciamo con data volley, quelli sono dei numeri, ma statistica è una scienza, cioè uno si laurea in statistica. Sono stati coinvolti degli statistici veri che hanno fatto analisi su migliaia di dati per stabilire le correlazioni tra determinati eventi e la vittoria. Cioè, se succede una certa cosa, questo è molto correlato col vincere e perdere. Se succede un'altra cosa, è molto correlato col vincere e perdere. Se succede questa cosa qua, non cambia quasi niente. Quando diceva Checco Petrella all'inizio l'esempio del muro, il muro è importante, ma il numero, il dato a cui lui si riferiva era il numero di muri punto. Allora, quella squadra che allenava McGown era la squadra che faceva più muri punto del campionato, e avevano vinto 2 partite, perso 25. Il numero di muri vincenti è un numero che conta quasi niente. Rispetto, faccio un esempio a caso, un ace vale di più di un muro vincente dal punto di vista della correlazione con il risultato. Per cui questo era importante per stabilire quanto tempo dedicare a cosa. Faccio mezz'ora di difesa o mezz'ora di battuta e ricezione? E chi dice? Me lo dico queste analisi. Quando parliamo di principi, parliamo in particolare di specificità, è già stato detto, cioè in che condizione viene fatto un gesto. Non vuol dire 6 contro 6, vuol dire anche nelle cose minime. Cioè, se lavoriamo con i palleggiatori, voi vedete la nazionale americana lavorare, o queste squadre che lavorano secondo questi metodi, non vedrete mai uno che lancia una palla a un palleggiatore. Vedrete sempre che, se c'è un allenatore che sta facendo lavoro con i palleggiatori, lavora lui con il bagger. Uno dice, beh, ma fai ricevere i liberi. No, è una cosa diversa, perché se io metto dei ricevitori con i palleggiatori, succede la situazione che succede. Palle facili saranno tutte ricezioni perfette, palle difficili saranno un po' dappertutto, ma non succede quello che voglio io. Se io voglio lavorare su un certo tipo di situazione o mescolare le situazioni per i palleggiatori in un modo il più possibile vario, ok, ci vuole qualcuno che gestisca questo appoggio. Però se io lancio la palla è uno stimolo completamente diverso da quello della realtà. Questo mi fa dire che sappiamo cos'è il transfer, abbiamo studiato Velasco tutti per molti anni, eccetera. La domanda chiave è questa, o comunque il punto chiave è questo: una tecnica non viene effettuata come movimento puro, ma viene sempre effettuata come risposta a uno stimolo visivo. Cioè, io faccio un movimento di difesa, il movimento è quello, tocco la palla, e invece no. Quello che mi fa fare il movimento è quello che io vedo. Allora, se io ad esempio metto una giocatrice di fronte a un muro e io sono dietro la giocatrice, no? Alle sue spalle, e batto, schiaccio la palla contro al muro in modo che la palla rimbalzi e poi la giocatrice ha questo pochissimo tempo per reagire e difendere la palla. L'abbiamo fatto tutti questo esercizio. Se uno fa questa cosa qui, le dà uno stimolo che nel gioco non esiste, non vede quello che vede realmente, per cui la tecnica, il movimento sarà di un certo tipo, ma quello che me lo fa fare è tutta un'altra cosa. Quindi io sto allenando una situazione quando poi invece la cosa che mi fa muovere in un certo modo non c'è. Se io prendo uno di noi, o un giocatore di pallavolo anche, o Grebennikov, che vede bene, tra virgolette, no, vede bene, ma lo metto a rispondere a un servizio di tennis o a un lancio di baseball, lui non ha gli elementi di riconoscimento dei pattern, cioè riconoscimento dei segnali che gli dicono la palla andrà lì, che lui invece ha nella pallavolo, e quindi non sarà in grado di rispondere a quel servizio di tennis o a quel lancio di baseball o quell'altra cosa che sia. Quindi capire che questo è un principio, non è una mia idea o un'idea di Nicola o un'idea di qualcun altro. Noi sappiamo dalla scienza che la visione è specifica e che noi ci muoviamo in modo diciamo che va rapportato a quello che noi vediamo. Tutto quello che possiamo prendere da qualsiasi fonte che non sia soggettiva, noi lo introduciamo
nell'allenamento il più possibile. Un altro esempio è, in un momento di difficoltà, in un time out, in una situazione di gioco, è meglio parlare di come ci muoviamo, di come effettuiamo i gesti, o dire un altro, o dare un altro tipo di riferimento? Siamo in difficoltà in ricezione, è meglio parlare di come muoviamo le braccia o può dare un altro tipo di riferimento? Ma uno la pensa in un modo, un altro la pensa in un altro. Ma noi sappiamo, da una produzione scientifica importante, che quando si tratta di creare prestazione, non dico di cambiare un gesto, creare prestazione, cioè performance, sappiamo che un focus esterno, cioè un focus che si concentra su una cosa al di fuori delle parti del mio corpo, è più efficace. Per cui nel momento, cioè in quel momento lì, non sto imparando una tecnica, non sto sentendo che faccio un movimento così con le braccia che sto cercando di correggere, per cui non me ne frega niente del risultato, ma soltanto di correggere questo gesto. In quel momento lì io ho un focus sulla performance. Quindi io so perché ci sono delle fonti che me lo dicono, che non dipende da quello che pensa Lodi. So che un focus al di fuori del mio corpo è più efficace per creare prestazione. Il discorso è che tutto quello che si può prendere da scienza, da principi, da cose che stanno al di sopra di credenze personali, si cerca di inserirlo in un modo o nell'altro nell'allenamento. Finisco forse un altro esempio, perché molti vedo che nella chat chiedono esempi, sì, pratici, anche oggi forse non è tanto il focus quello di parlare di cose pratiche nel dettaglio, però un esempio è, noi sappiamo che si dice randomness in inglese, forse il modo più efficace di dirlo in italiano è varietà in modo imprevedibile anche, ma più varietà abbiamo, meglio è per l'apprendimento, se sappiamo fare le cose già a un certo livello, se non è la prima volta che facciamo un movimento, ok? Lì è meglio ripeterlo 50 volte a fila, ma diciamo sappiamo battere, ok? So battere. È meglio battere un certo numero di volte in fila da posto 1 a posto 5 o cambiare? Noi sappiamo che più cambiamo, cioè più c'è variabilità nei gesti che noi effettuiamo, meglio è a livello di performance. Per cui il più possibile, sia in battuta e ricezione, sia poi nel 6 contro 6, quando batto da 1 a 5, ok? Se posso, la battuta successiva dovrei cercare di battere in modo diverso. Se possibile, batto da 1 a 1 se c'è un ricevitore in 1. O cambio battuta. O batto se magari i ricevitori sono in zona 5-6 e sono lì, io vado in zona 5 a battere. Più creo varietà, più questo mi dà un aiuto dal punto di vista del miglioramento della prestazione. Rispetto a, ok, ci sono ricevitrici in 5-6, io batto la mia battuta sempre uguale, da 1 a 5-6 la batto sempre così. Questo non è difficile integrare questa idea nell'allenamento. Per esempio, io dico sempre questo, ci sono 3-4 battitori da una parte e 2 ricevitori dall'altra, io dico sempre, voi fate battere ogni battitrice, in zona 5-6 una volta. Quando hanno battuto una volta per uno, sulla nostra 5-6, voi due vi spostate in 1-6. Così la volta dopo loro devono battere nell'altra zona per forza. Questo è un esempio. Chi lo dice? Lo sappiamo appunto da ricerche che ci dicono che più variabilità c'è, meglio è. Un esempio minimo che viene da un modo di pensare. Un modo di pensare che c'è qualcosa a livello scientifico, c'è qualcosa a livello di apprendimento, c'è qualcosa a livello di studio su come creare prestazione che mi può aiutare. Se c'è, cerco di inserirlo anche in cose, okay, in cose minime. Benissimo, grazie Alessandro. Prima di passare a Marco, Rocco, ci sei? Sì. Se mi puoi aprire il microfono ad Antonio Giacobbe, che salutiamo, ci vuole fare un breve intervento, grande studioso, sì, anche lui. Sì, io... Vai. È d'obbligo che faccia un intervento, perché Carl McGowan è stato il mio mentore e poi mi onoro del fatto di essere diventato anche suo amico per molti anni. Io ho incontrato Carl alle Olimpiadi di Atene, ma l'ho incontrato fisicamente lì. Prima avevo incontrato i suoi scritti molti anni prima,
Tant'è che quando poi vidi Carl, intanto ciao Alessandro. Ciao. Ciao, ciao. Dunque, dicevo, sono diventato amico di Carl, sono diventato amico tanto che ogni tanto io mandavo i miei allenamenti a lui e ne discutevamo ad ore. Carl era una cosa meravigliosa. Adesso continuo, purtroppo lui non mi risponde più, ma continuo a parlargli, leggendo in continuazione i suoi scritti e cercando appunto di essere fedele a quello che diceva adesso Alessandro, non ai metodi, ma ai principi, perché i principi non cambiano. È cambiato sì la pallavolo da 10 anni, sono cambiati alcuni metodi, ma tutti si riferiscono a quei principi che sono universali. Perché quei principi sono dati dalla scienza motoria, dal motor learning, che purtroppo in Italia ancora fa difficoltà ad entrare. Sento dire moltissimi allenatori ora, the game teach the game. Sì, in sostanza a cosa si traduce? Un 6 contro 6 l'allenatore che lancia palloni in continuazione. Vabbè, non è così, non è così. Volevo adesso finisco e volevo riferirmi a Francesco che ha descritto il metodo di Carl, il metodo globale, in maniera perfetta, mi è piaciuto molto. Vorrei soltanto aggiungere una cosa: lui parlava della schiacciata, no? come insegnare la schiacciata nel suo insieme, però attenzione, Carl, sempre riferendosi al motor learning, diceva questo: prima dimostrazione dell'insieme, bisogna dimostrare, perché l'allievo deve avere una visione completa, deve capire qual è il compito di fronte al quale comincerà a misurarsi, dopodiché lasciare che gli atleti provino e cominciare a decidere che suggerimenti chiave dare all'atleta, per cui per esempio sempre dopo aver dimostrato e sempre stimolandolo a fare il gesto completo, ma si focalizza l'attenzione su una chiave particolare, magari per esempio primo passo, il secondo passo. Quando l'atleta, il principiante, ha preso consapevolezza, grazie ai nostri feedback, ai feedback interni che anche lui ha, proponiamo un'altra chiave tecnica e così via fino a che non abbiamo completato l'insieme. Quindi questo era importante, perché in Italia poi ho visto, sì, va bene, the game teach the game, si lanciano 2000 palloni e l'atleta da solo, ma effettivamente bisogna focalizzare l'attenzione sul feedback. Poi alla fine Carl diceva una cosa meravigliosa: la differenza fra un buon allenatore e un allenatore meno bravo è proprio la capacità di decidere quali siano le chiavi adatte, le chiavi tecniche adatte per quell'atleta. Non è detto che, quindi si parte dall'atleta, io non insegno la schiacciata, ma insegno a Paolo a schiacciare, per cui quello che necessita Paolo non sarà quello che necessita Nicola, perché avranno delle situazioni anche fisiche diverse. Quindi questo era importante, tant'è che poi concludeva Carl: allenare è un fatto euristico, è più facile mandare un raggio sulla luna che allenare, perché alla fin fine è qualcosa di artistico, quindi uno può conoscere molto della pallavolo, può conoscere, però alla fin fine non può essere bravo quanto magari colui che sa organizzare bene questo mixage di esperienze e di chiavi di controllo che necessita da ognuno di noi. Grazie mille per avermi invitato. Grazie Antonio. Ma è un tributo doveroso che volevo fare a Carl. Grazie veramente, grazie di cuore Antonio. Io devo ringraziare anche i tantissimi che ci stanno seguendo, Giuseppe Vingi, Angelo Lorenzetti, siete veramente in tanti, arrivano tantissime domande, segno che l'argomento è veramente di estremo interesse. Non so se ce la faremo a chiuderla oggi, perché insomma stiamo andando lungo, ma veramente oggi è veramente una puntata molto bella. Passo la parola a Marco, abbiamo lasciato un po' in attesa. Ci sei Marco?
Non lo sento. Marco, ci sei? Ecco, ecco, che ci vuoi dire un po' tu sulla, sulle modalità di allenamento che tu ritieni siano, cioè, del metodo, chiamiamolo così, americano, che tu ritieni siano quelle più importanti da studiare, da evidenziare? Ma guarda, io ho avuto la fortuna di avere grandissimi allenatori. Ti sentiamo piano però. Non riesco a capire come mai. Mi senti? Pronto? Aspetta, provo a mettere gli altri auricolari. Aspetta, se riesci ad alzare un po' il volume. Mi sentite adesso? Sì, adesso meglio, vai okay. Marco. Ho cambiato auricolari. No, dicevo che io ho avuto mannaggia, hai sti telefoni. Vabbè, non vi vedo più, vi troverò. Vai, puoi parlare. Ti sentiamo bene. Dicevo che ho avuto la fortuna di avere grandissimi allenatori. Adesso parlare di metodo, veramente, cioè io non sono uno studioso come queste persone che hanno parlato, ma diciamo che sono stato uno che di riflesso ha vissuto i vari cambiamenti della pallavolo, passato attraverso degli allenatori che in realtà chi più che meno veramente hanno fatto della vita. Io ho avuto anche Carmelo Pittera, che al tempo, cioè, era veramente, è stato uno, penso, il primo italiano a studiare veramente tanto la biomeccanica applicata alla pallavolo e ne ho ancora i segni sul fisico, no? Di alcuni elastici che sono rotti e vi hanno lasciato delle ferite fisiche, però quello che voglio dire io è, e mi rilascio sempre al discorso che ho fatto prima, io veramente parlare di sistema è veramente complicato, perché io sono arrivato qui 8 mesi fa e mi sono immerso nel mio mondo, no? Che è il mondo di un settore giovanile in una zona del Texas, e quello che secondo me sarebbe interessante approfondire è proprio il sistema visto da un punto di vista strutturale, cioè come sono organizzati i tornei, come sono organizzati gli allenamenti. Qua ci si allena pochissimo, cioè al di là della pallavolo di alto livello, che per gli Stati Uniti è solo ed esclusivamente la nazionale, questo dobbiamo ricordare, non esiste una 2, non esiste una serie B1, una serie B, una serie C, una terza divisione, non esiste nulla. Esiste l'università, quindi i ragazzi che si allenano fino a 22 anni, dopodiché o diventi un professionista e giri per il mondo, e sei anche nel giro della nazionale, altrimenti smetti di giocare a pallavolo. Questa è un po' la dinamica sportiva per quanto riguarda la pallavolo, che è completamente diversa da quello che noi viviamo in Italia. Quindi a me preme sempre pensare a quelli che lavorano come me, nel senso nel settore giovanile e nella parte più grossa dell'iceberg, che è tutta sotto l'acqua, no? Quindi questo è un mondo enorme, e per dire solo il mio club, che ha 400 ragazze, ha 30 allenatori, dove la maggior parte sono ex giocatori dei club di college, scusate, o giocatrici di college, oppure gente che non ha mai giocato a pallavolo, l'ha vista per vari motivi, si è trovata a dare una mano in palestra e è diventata allenatore, e ripeto, senza dover fare nessun tipo di studio. Quindi la grande base della pallavolo americana soffre di, come dire, non voglio usare brutte parole, però diciamo alta incompetenza probabilmente, no? Quindi ha bisogno di essere accompagnata. E il problema più grosso qual è? Che davanti ha dei mostri sacri, perché ci sono veramente degli allenatori nei college che sono di altissimo livello, e quindi questi chiaramente parlano in interventi come quelli che abbiamo fatto questa sera, e dopo vengono applicati su ragazzini di 11 anni, ragazzini di 12 anni, 13 anni, senza cognizione di causa, no? E questo è il problema più grosso, secondo me, si incontra qua. E l'altro fatto che mi preme sottolineare della pallavolo americana, che è una delle cose che mi ha sorpreso di più 2 anni fa, quando mi sono avvicinato al mondo non professionistico, ma che si riflette anche in nazionale, è l'importanza dello staff. Ovvero, mi è capitato tante volte, forse troppo, di avere in Italia allenatori dove c'era l'head coach e un assistente che principalmente aiutava a tenere i rapporti, a legare i rapporti tra l'allenatore e il gruppo e la squadra, no? Quindi era quello che, non voglio dire la spia, però il confidente dei giocatori, in modo che era quello che tastava gli umori della squadra e li riportava all'allenatore. Invece qui gli assistenti sono allenatori a tutti gli effetti, quindi è brutto dire assistente. Qua sono
allenatori, per esempio mi è capitato di fare dei colloqui di lavoro per andare nei college dove avrei fatto allenatore dei palleggiatori, cioè quindi dove avrei seguito completamente il cambio palla, e altri che lo fanno per la fase break, capito? Cioè, come diceva prima, come sottolineava prima, questa è una fase molto importante, anche perché la visione appunto dell'allenatore deve essere una visione globale. L'head coach dà l'idea di come deve giocare la squadra, dopodiché ognuno si occupa del proprio settore. E questa è una grandissima differenza rispetto alla pallavolo italiana, anche di alto livello. Sono pochissime le squadre dove i capi allenatori danno grandi responsabilità agli assistenti. So che Trento, perché lo so, è una di queste, insomma, dove anzi lavorano anche troppo gli assistenti, no? Però ecco, ci tenevo a sottolineare questo più di altri fattori che sono stati commentati prima, dove veramente io con estrema sincerità dico che non ascolto con interesse e prendo appunti, perché sono cose che non ho studiato, che sto iniziando adesso ad affrontare, che mi interessano moltissimo, ma dove chiaramente non posso portare una mia voce in capitolo. Ok, va bene Marco, ci stai dando comunque un bel contributo. E tu hai chiamato Francesco Petrella, siamo andati lunghissimi, per cui credo che facciamo fatica a fare un po' tutte le domande che avevamo in mente, per cui diciamo l'ultimo giro lo chiudiamo con questo, no? Che cosa hai cambiato nel tuo allenamento e nel coaching grazie a questa esperienza con quello che continuiamo a chiamare il modello americano? Partiamo da Francesco, ecco, cosa tu ti porti, così diamo anche consigli agli altri. Beh, allora, la prima cosa che a me è passata più di tutte e che ha stupito è che quando per la prima volta ho sentito parlare di queste cose qui ho avuto la sensazione di avere molto chiaro in testa dove volessi che ciascun giocatore fosse ad ogni tocco di palla. Questa è stata la sensazione che mi ha dato lo studiare queste cose qua. Questo è diventato il mio metodo, in questo senso qua. È diventato il modo di ragionare per cercare di analizzare, di spezzettare quel gioco che voglio studiare per migliorare la mia squadra, i miei giocatori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa per me è stata la cosa più importante. Per la prima volta ho avuto la sensazione di dire quando gli altri battono, quando questo giocatore riceve, quando il palleggiatore palleggia dove voglio gli attaccanti, dove voglio i giocatori a muro, quando loro ricevono, quando il palleggiatore avversario ha la palla in mano, come voglio che si muova la difesa. E quindi nell'andare all'interno del gioco, nella capacità di studiare, di vedere sempre più dettagli di ciascuna singola azione. E quindi questo aspetto dello studio è stata la cosa più importante, cioè il vedere e rivedere situazioni singole all'interno del gioco per dire appunto quando gli altri, prima che gli altri battano, come voglio la mia linea di ricezione, quando i miei ricevitori toccano la palla di ricezione dove voglio che sia il mio palleggiatore, quando il palleggiatore ha la palla in mano dove voglio ciascuno degli attaccanti, non solo nella posizione in campo ma anche su quale appoggio della rincorsa essere, primo, secondo, terzo passo, eccetera, eccetera, eccetera. Quando gli altri ricevono, come voglio che sia la posizione dei miei giocatori a muro in difesa. Quando il palleggiatore tocca la palla in mano, come voglio che si muovano i miei giocatori a muro o non si muovano i miei giocatori a muro e allo stesso in difesa. Quindi tutte queste cose qua sono state, diciamo, la cosa, il dettaglio tecnico più importante che mi è passato ed è stato, diciamo, il grande cambiamento nel mio modo di vedere, di guardare la pallavolo. Se vogliamo fare un esempio, no? Non guardare più tanto la palla, ma guardare tutto quello che ci sta intorno, ecco. E questa per me è stata la cosa più importante. Da lì lo studio, so che magari sarà una cosa noiosa, ma capire quali sono i principi che regolano queste cose qua è la cosa più importante, perché ripeto è la chiave. Cioè io posso avere anche molto bene chiaro in testa ciascun giocatore che cosa deve fare, ma se non ho idea di come dare a ciascuno questa cosa, faccio fatica poi a vederla realizzata. E da lì questa, diciamo, è la cosa che ho portato avanti e che tuttora facciamo
in palestra nelle tante ore nelle tante ore in ufficio, ma è insomma è il nostro rito, il nostro modo di essere pallavolisti, di quello che ci piace fare, quindi tutto tempo guadagnato. Grazie Francesco. Io spero che Angelo abbia la pazienza di seguirci fino alla fine, perché vorrei che facesse lui dopo una conclusione. Passo a Nicola. Ecco, cosa tu hai cambiato un po' con queste conoscenze, anche dal punto di vista del coaching, del di tutto, insomma, cosa ti ha dato? Ma più che cambiato, direi che ho cercato di formarmi su questi concetti. E da quando alleno direttamente da primo allenatore, ho cercato di portare nella mia filosofia di coaching questi concetti, questi aspetti. Una cosa che secondo me è importante, e qualcuno prima lo ha accennato, è il discorso culturale. Perché secondo me non funziona prendere in pieno, in toto, un modello, comunque una scuola come quella americana, e non è detto che possa funzionare dall'altra parte. Prima Alessandro parlava appunto dell'arrivo di Morrison in Olanda, per esempio. E anche nel mio caso non ho mai cercato di copiare, tra virgolette, o addirittura peggio ancora di scimmiottare il modo di allenare degli americani. Va sempre adattata a quella che è la realtà culturale. Esempio mio diretto, quest'anno in Brasile, per come sono abituati loro, non funzionerebbe assolutamente un certo tipo di approccio. Parlavamo prima appunto del briefing, debriefing, ogni esercizio, il confronto, lì sono abituati diversamente, non è sicuramente la realtà russa o orientale, dove c'è una gerarchia precisa in palestra e tutto, però comunque è una cultura differente, un approccio differente al lavoro in palestra. E questo va tenuto conto, secondo me. Ok. Alessandro Beltrami, sì. Sì? Sì, mi leggo a quello che ha detto Nicola adesso, perché penso che questo inizio un pochettino parto da quello che penso io. Mi è piaciuto molto, dopo dirò quello che ho portato e provo a portare nel mio allenamento, e mi piace molto, mi affascina tanto. Io penso che uno degli errori che si è fatto in Olanda, io facevo parte di questa cosa, è di aver sposato in toto questa idea, questa cultura, e aver voluto a tutti i costi impiantare in qualcosa che poi di americano non era, e ha funzionato fino a un certo punto, e poi ha mostrato i limiti, secondo me, limiti di più che altro di compatibilità. È stata più una forzatura, voglio dire che ci sono anche dei difetti, sono d'accordo con Nicola, nel senso che imporre una cosa, stravolgere di tutto, bisogna sempre essere funzionali a quello che si ha e capire il contesto dove si lavora. Quindi io più che altro, come dicevo prima, con le ragazze giovani sto sperimentando quello che mi è piaciuto, consapevole che le ragazze che ho qua non sono ragazze che sono cresciute in una cultura sportiva e scolastica come quella degli Stati Uniti. È completamente diverso, se non per dire mancante, perché poi arrivo al punto che penso che in Italia, rispetto agli Stati Uniti, la cultura sportiva della scuola è pressoché nulla. Non faccio l'insegnante, ma da quello che ho parlato, vissuto con gli americani, c'è grossa, grossa, grossa differenza. Chiudiamo questa parentesi. Negli allenamenti, la cosa più importante, secondo me, è... Jamie mi diceva sempre, devi accettare quando ci alleniamo e siamo brutti, no? Loro lo chiamano train ugly. C'è un sito bellissimo, sono amici, sì, di Jamie e Chris McGowan, no? È un sito molto interessante. Trevor Regan. Io ammetto che nel mio modo di allenare potevamo anche vincere i set, ma se non era fatte le cose fatte bene, 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 non mi piaceva. Che è uno scontro che secondo me noi allenatori abbiamo spesso in tutte le cose, nelle esercitazioni che facciamo. E devo ammettere che mi è stato proprio insegnato questa cosa. Poi anche, anzi, train ugly, cioè allenarsi brutti, è efficace alla prestazione spesso e volentieri. Dobbiamo invece essere, come allenatori, cercare di allenare brutto, che non vuol dire fare un brutto allenamento, vuol dire fare esperienze nuove, e faranno degli errori e faranno le cose male. Questa cosa qua mi diceva sempre Gemi, no? Lasciale fare, mettile in difficoltà, lasciale uscire dalla zona di comfort, non nella zona di panico, lasciale lavorare lì, lo fanno male, lasciaglielo fare male. Poi
tiriamo un pochettino indietro e cerchiamo di trovare la situazione che è efficace. Questa è sicuramente la cosa più importante di tutte. Nella pratica giornaliera sicuramente ho inserito battute e rice tutti i giorni, non che prima non la facessi, però ho inserito tutti i giorni variandola. Al martedì è senza punti, al mercoledì c'è punteggio per non essere noioso. Alessandro prima diceva che poi quando si diventa una routine diventano noiose, e con l'Olanda proviamo a sviluppare dei punteggi per battuta e ricezione. Facciamo per due squadre, una squadra erano i tre ricettori in campo e i battitori, e l'altra squadra tre ricettori in campo e i battitori, gli allenatori, gli assistenti fermano la palla, non c'erano neanche i palleggiatori, e il punteggio era tipo o basket o pallavolo, tipo la ricezione doppio più vale 3 punti alla squadra che ha fatto ricezione doppio più, la ricezione più vale 2 punti, la ricezione scamativa 1 punto, la ricezione meno vale 1 punto per la battuta, l'ace vale 3 punti, come un tiro da 3, e via così di conseguenza per le due squadre. O si giocava a tempo, quindi chi ha più punti vince alla fine, come nel basket, li chiamavamo volleyball e basketball, proprio semplice, oppure volleyball, chi arriva prima a 25 in questo sistema vinceva. E ho provato a farlo anche qua e ha funzionato, perché toglieva un pochettino dalla routine tipica della battuta e ricezione, e soprattutto li stimolava a randomizzare un pochettino, uso questo termine, l'allenamento, non rendendo un allenamento fisso ma più un allenamento random. Diciamo che le differenze più importanti sono state queste. Mi hanno inserito, come negli interventi di prima, nella parte del motor learning e soprattutto del differential learning, no? Quindi allenare con obiettivi differenti, randomizzare un pochettino più le cose, e questo l'ho portato, lo porterò per sempre con me, perché vedo che è efficace, stimola le ragazze, anche quelle giovani, e è supportato da studi scientifici. Non è che io mi sono svegliato una mattina e ho detto lo facciamo, abbiamo visto, mi ha fatto studiare Jamie, come diceva Alessandro prima, sono cose reali, l'external feedback, l'external focus è molto molto più importante dell'interno, molto più efficace in termini di prestazioni dell'interno. Non sono cose che penso io dico perché mi sono svegliato una mattina e ho deciso che è così. C'è gente che l'ha studiato, ci sono studiosi che l'hanno studiato, ed è realmente questa cosa qua. E anche l'apprendimento differenziale, che in Italia è veramente poco, poco diffuso, ha delle fondamenta importanti nell'apprendimento motorio ed è da sviluppare. In Olanda devo ammettere, e questo è stato molto bravo Jamie e Chris, a portarlo, a parlarne con il comitato olimpico, e l'hanno sviluppato su più sport. L'Olanda ha preso questa cosa molto bene. Faccio un esempio pratico per chi ci segue. Posto che allenare la ricezione solo con i canestri, con gli obiettivi soliti più, doppio più, mettiamo un obiettivo giusto e un obiettivo sbagliato, lo chiamavamo in Olanda, tipo sono un ricettore in 5 e ricevo verso 1, c'è cioè un canestro là dietro. Per stimolare la sensibilità è un qualcosa di differente, non esagerate ripetizioni, però è un esempio di come si potrebbe fare il differential learning in queste situazioni qua. E lo utilizzavamo con i punti, quindi una cosa che ho messo molto è stata la competizione. Questo per essere breve, che so che siamo già molto lunghi. Grazie, grazie Ale. Alessandro Lodi, ti voglio dire, non abbiamo, prima hai accennato solo a John Kessel. Se brevemente riesci a darci un'idea su che cosa ci può insegnare John Kessel. Ok, domanda sorpresa. Dunque, John Kessel è un grandissimo divulgatore. Il suo ruolo negli ultimi 30 anni è stato questo, nella pallavolo americana, non di allenatore, ma di divulgatore, e soprattutto per quanto riguarda il livello di base, e poi lo ha fatto in tutto il mondo. Quindi tutte le domande che lui pone, per cui quante volte veramente batte un allenatore in una partita, quante volte difendiamo una palla che viene attaccata da un plinto, da piedi a terra, eccetera, sono domande provocatorie che vanno a stimolare la riflessione sul fatto che il gioco puro è la miglior forma di apprendimento, è la miglior fonte di apprendimento, e che le lezioni devono venire da lì. Oltretutto un suo cavallo di battaglia è, e questo magari tutti quelli che ascoltano per 5 secondi possono pensare un attimo a quello che può essere la risposta, qual è, poi gli americani non hanno la nostra distinzione tra fondamentali e tecniche, loro hanno parole diverse, no? Qual è
la abilità più importante nella pallavolo, la tecnica più importante nella pallavolo? No, la risposta è no, rispetto a quanti hanno pensato, è la battuta, è l'attacco, è il leggere. La lettura. La lettura è la... si ricollega a quello che dicevo prima, cioè uno che vede le cose giuste si muove rispetto a delle cose che gli dicono dove la palla andrà. Quindi capacità di lettura vuol dire andare a vedere delle cose che succedono realmente. E tutto il suo blog, tutti i suoi scritti, gira per il mondo 360 giorni all'anno, è per insegnare ai livelli di base, alle persone che non hanno un passato o da giocatori o degli studi, comunque da allenatori importanti, di insegnare come vedere il gioco e di avere un allenamento, un modo di insegnare la pallavolo che è meno accentrato sull'allenatore, bensì più sulle esperienze di gioco che fanno i ragazzi. E in particolare, ad esempio, questo è molto importante da capire. Noi in Italia, ma anche in Europa in generale, per noi è ovvio che c'è il mini volley, no? Quando uno comincia a giocare a pallavolo a 8, 9 anni, 10 anni, gioca a mini volley, per cui gioca con campi piccoli, rete bassa, palloni morbidi. Questo negli Stati Uniti non... Sì, ma S3, ma io non sono in Italia da 15 anni. Comunque c'è il mini volley, quello che si chiama mini volley. Negli Stati Uniti bisogna dire alle persone: guardate che un bambino non può giocare 6 contro 6 con la rete normale e il pallone vero da pallavolo, perché loro pensano di mettergli 6 contro 6 con la rete da pallavolo fin dall'inizio e i palloni duri fin da quando hanno 9 anni. Questo discorso qua è fondamentale e lui dice: ragazzi, metteteli uno contro uno, metteteli due contro due, metteteli fuori sull'erba, metteteli in spiaggia, metteteli in qualsiasi situazione con dei campi appropriati e dei palloni appropriati per insegnare a giocare. Per noi questo è ovvio, per loro no, per cui alcune cose che magari uno se va a leggere, eccetera, vede queste cose qui, per noi sono chiare da tanti anni, perché noi la tradizione del mini volley, dell'iniziare in questo modo, ce l'abbiamo già. Comunque la sua provocazione è guardare la specificità del gioco e far giocare di più, che giocare non vuol dire 6 contro 6, ma vuol dire anche 1 contro 1, rispetto ad avere l'allenatore al centro di tutto l'evento dell'allenamento. Perfetto. Siamo andati veramente lunghissimi. Io mi devo scusare intanto con tutti che hanno scritto tantissime domande, ma non riusciamo a rispondere. Questi ultimi minuti me li vorrei giocare con due grandi ospiti, se ci sono ancora. Giuseppe Vinci, prima di passare a Marco, se mi fa un saluto. Ci sei, Giuseppe? Sì, sì. Cos'è che non abbiamo detto? Tante cose, ma cos'è che tu ritieni sia una cosa importante che c'è da dire? Guarda, mi prendo un minuto, ti dirò tantissime cose molto, naturalmente tutte cose vere, molto utili. È difficile spiegare un sistema, andare dai principi poi alla pratica in poco tempo, quindi c'è tanta difficoltà anche ad arrivare a coprire tutto. Forse le cose proprio negli ultimi 30 secondi che voglio prendere, che prenderei e porterei con me per quanto riguarda il sistema USA, che sono stati detti dai vari ospiti, sono il capire che l'allenamento, cioè il fatto che the game teaches the game, non significa solo l'allenamento globale americano, e ne ha parlato Alessandro Lodi, anche Petrella, Beltrami, ne ha parlato Francesco e così via. Non vuol dire che si gioca sempre, si può insegnare anche la parte analitica con degli esercizi globali di gioco. E poi il discorso dell'analisi, è sempre stare attenti al discorso di paralisi da analisi, ovvero prendere scelte, capire le domande del gioco e risponderle con dell'analisi, ma mai eccessiva. E poi quello che ha detto Marco Meoni, il discorso del sistema sportivo diverso, ha accennato al discorso scolastico e così via, ma lì sarebbe interessante capire che
c'è un sistema di meritocrazia molto spinta grazie al sistema. Non è un sistema perfetto, però spinge molto, c'è questo sistema di meritocrazia dove quelli che meritano, quelli che davvero sono i più bravi, emergono per svariate ragioni. Quindi quello mi sentirei di dire. Poi la cosa che mi sentirei di aggiungere a livello USA americano, e sono qua da 12 anni, cioè, abbiamo parlato di Carl viveva 3-5 km da casa mia, da dove sono adesso. Ho passato tanto tempo con lui. Tutte le persone che sono state menzionate, c'è da capire che negli Stati Uniti c'è una cultura dove l'allenatore è riferito come allenatore, ma è riferito come insegnante. È questa cultura dell'allenatore come insegnante prima ancora che non allenatore, quindi come teacher, dove si insegnano principi, come diceva Antonio prima e così via. E quella è una cosa, credo, molto interessante che possiamo portare a casa anche nei nostri sistemi di allenamento e di insegnamento in Italia e in tutto il mondo. Grazie Giuseppe. Marco, ci sei? Marco? Sono qui. Ecco. Chiudiamo con te, insomma. Sì. Guarda, due cose per chiudere. Una, che non abbiamo sottolineato, ma che la grande pallavolo americana, cioè i grandi numeri dove ci sono tantissimi soldi che girano, ha regole diverse della pallavolo mondiale. E questo condiziona tantissimo anche tante scelte e anche il lavoro per quanto riguarda la nazionale. Perché parlando con lo staff, e Giuseppe penso possa confermare, ci sono ragazze che escono dal college, magari centrali o posti che non hanno mai battuto in vita loro, o schiacciatrici. Marco, ti avevo raccontato la storia di Crystal Motto. Il capitano arriva in palestra, prima volta con la nazionale, non aveva mai battuto in vita sua. Una dei migliori centrali al mondo. Quindi questo condiziona moltissimo il lavoro della nazionale e sicuramente dopo lo staff ha delle strutture enormi, è una struttura dove si allena, ci sono 40 campi dove utilizzano penso 6, se non sbaglio, il maschile e il femminile, hanno la palestra pesi, il ristorante, insomma vabbè, questo è un sistema. E l'altra cosa, non vorrei fare la lode al sistema americano, nel senso che noi stiamo esponendo, io perlomeno ho raccontato la mia esperienza che ho fatto qui, e ti assicuro che c'è tantissimo da imparare, ma tantissimo stanno imparando anche da me, dalla mia esperienza passata e vissuta in Italia. Quindi ecco, non, come in tutte le cose, la grande qualità che c'è qua hanno le strutture e le possibilità per approfondire. Quindi tutti gli studi che vengono fatti sono a disposizione di questi allenatori che spesso fanno parte di college e quindi possono interagire magari con gli studi di statistica piuttosto che con appunto scienze motorie, e cosa che in Italia probabilmente è molto più complicato per un allenatore professionista poter avvalersi di strutture del genere. E penso che l'esempio di Giuseppe sia fra tanti molto importante, dove lui ha studiato in un college dove lavorava con la pallavolo e il college ci ha dato la possibilità di costruire poi quello che lui ha fatto, che è una cosa meravigliosa, penso. Ecco, questo vorrei dire. Quindi abbiamo grandissimi tecnici che conoscono molto bene la pallavolo e che, come quelli che hanno parlato anche questa sera, approfittano di questi grandi studiosi per migliorare ancora le proprie competenze. Però diciamo che come italiani sarebbe un grande sharing, no, nel mondo, sarebbe bellissimo poter condividere con tutti, perché se parlassimo con Sergio Busato e Totolo della pallavolo russa e Alecno, per esempio, ci sarebbero tantissime altre cose da imparare, no? Quindi non vorrei creare la lode al mondo americano come unico sogno, inarrivabile, irraggiungibile, il migliore di tutti. No, è un sistema come tanti, deve essere analizzato, studiato, con grandi pregi ma anche grandi difetti. Ecco, questo volevo dire. Grazie Marco. Io mi do scusare con ogni relatore. Ci sei Maurizio? Perché qui veramente ci voleva una puntata per ogni relatore, perché ci hanno dato degli spunti eccellenti. Maurizio, ci sei ancora tu? Quale Maurizio? Che sono Retti. Maurizio Giacobbe. Ah, ci sono, volevo... qua. Moretti non lo sento più. Ciao Maurizio Giacobbe. No, io sono qua e... ci sono, Rocco? Senti? Ah, sì,
ti sentiamo a tratti. Oh, purtroppo oggi la tua linea non è un granché. Non ti paghiamo per questa puntata. Esatto, Maurizio. Non ti paghiamo. Vabbè. Io vorrei dare una comunicazione. Sì. Volevo dire che io ho ascoltato tutto. Perfetto. Insomma, ho trovato tutto molto molto interessante. Volevo ringraziare chi ha partecipato, chi è intervenuto, perché sono stati sicuramente spunti insomma, di approfondimento interessanti. Colgo l'ultimo appello di Meoni, andremo a studiare anche la pallavolo russa. Ci devi dare qualche aggancio, Meo, però. Perché quanti ne vuoi? Volevo dire che Giuseppe Vinci ha scritto, lo leggete nella chat, che è disponibile a chi fosse interessato, insomma, a trovare del materiale e ci ha dato l'indicazione di dove trovarlo. Quindi grazie Giuseppe, veramente mi stavo scusando con ognuno di voi perché ci volevano 10 ore perché siete tutti depositari di tante informazioni per noi allenatori. Quindi grazie a tutti. Chiudo con le parole di Roberto Pignalberi: peccato che sia finita, è stata una serata grandiosa. Ecco, per me è stato così ed è stato veramente un piacere e un onore potervi ascoltare ognuno di voi. Maurizio, ci sei? Maurizio Giacobbe a questo punto? Ecco, c'è Maurizio. Sì. Io, se posso aggiungere una cosa, è che sono molto contento, è stato Antonio che mi ha annunciato questo incontro, mi è piaciuto molto tutto. Una cosa su cui ci sarebbe bisogno di, secondo me, di puntualizzare, siccome è venuta fuori la parola analitico, su cui Carl McGowan e gli altri hanno fatto la guerra, ci sono degli articoli whole versus part, cioè globale contro, e quindi quando si dice insegniamo la tecnica, vabbè, lì facciamo l'analitico, vuol dire che noi siamo prima del 1975, quando il cognitivismo è nato e il signor Schmidt ha scritto poi quello che ha scritto. Dopo è venuta la teoria dei sistemi, le neuroscienze, tutte confermano che la visione è globale. Quando uno vede qualcosa, le neuroscienze dicono questa cosa qui, vedono l'insieme e poi lo riproducono. Allora, per piacere, non lo dite più analitico, se no siamo prima del 1975. Pensiamoci. Grazie Maurizio. Con questa battuta possiamo chiudere la serata, Rocco. Sì. Sicuramente diamo appuntamento a venerdì prossimo, dove avremo un altro interessante appuntamento con Rodolfo Cavalieri, e poi già abbiamo programmato le prossime, ci saranno tantissimi ospiti interessanti. Non escludo che questi argomenti magari li porteremo anche con loro e approfondiremo tutti. Va bene, buona serata a tutti e buona cena a questo punto. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.